3, 2, 1. Hey guys, benvenuti sul canale Twitch di Multiplayer.it. Noi siamo gli Amendola Brothers, ovvero Salvatore e Jonathan. E siamo qui ragazzi questa sera per il long play del nuovissimo arrivato in famiglia Nintendo, Yoshi Woolly World. Yoshi, eccolo, il mondo di lana. Questo è grandissimo platform, ricorderemo il gioco di Kirby uscito un po' di anni fa, diciamo dagli stessi creatori. Non ricordo il sottotitolo adesso del gioco di Kirby, le ali e qualcosa. Comunque, bellissimo gioco Yoshi Woolly World, lo vedremo oggi. Se avete domande sul gioco posso rispondervi. L'esperto è lui, me lo vedo io. Fate domande su qualsiasi cosa del gioco, vedremo un po' di livelli insieme, le abilità, tante cose. Magari faremo anche una partita in cooperativa, perché è possibile anche giocare in cooperativa. Vabbè, io non spoilerare però tutto il gioco, cioè. Spoilerare? Dire una funzione del gioco e spoilerare. Intanto salutiamo coloro che già sono presenti in chat. Salutiamo per Alba Figo 88. Finalmente un gioco Wii U. Finalmente, infatti è da tanto tempo che non si vedeva un gioco da Splatoon, credo. Sara Aiden, ciao momentolissimi. Ciao Sara Aidenissima. A parte la live, se non vi parte, refreshate. È partita la live, se non vi parte, refreshate. Ah, diceva a noi stessi. Alba Figa ancora. Konami Soccer, sì, era ora. Sempre PS4, basta. Grande Konami. Il Porcellino 83, ciao Porcellino. Alzate il volume della voce. Jonathan, qua tocca a te. Tocca a me. Alza il volume della voce, vai, No, di registrazione devi mettere, vai. Proprietà, livelli. Massimo, quella è la cosa. Quindi dobbiamo metterci più vicino al microfono. O se no abbassare un po' il gioco, abbassa un po' il gioco. Troppo, troppo. Non so se lo così si abbassa da là il gioco, mi sa che si abbassa da il gato. Fai proprietà sul gato, adesso si riavvierà il gato, però lì hai queste tacchette, metti a scannare due, così va bene, così va bene. Abbiamo abbassato un po' il gioco, ragazzi, così potete aumentare il volume voi delle casse e sentirci più alti a noi. E poi... Ma che è successo? No, adesso si dovrebbe riavviare, eccolo qua. E poi io mi posso mettere più vicino al microfono e far sentire la mia voce calda. Comunque arriva... salutiamo anche Crunjex, il Porcellino, Damiano97, buonasera Amendola, sempre grandi. Salutiamo anche Marighella, ciao Marighe! Slayer 93, Mao Mama, mamma mia, quanti siamo già? Sebz 7, Yolo. Poi Octava Ruim 89. Ma si può lavare in lavatrice? È lana, si può lavare. Lavato con perlana, sì. Sì, sì. Falco The Legend, ciao Falco. Ci salutano tutti quanti, ecco, bravo Marichella, ok, va bene. Va bene. Salutiamo appunto una delle particolarità di questo gioco, credo che ormai tutti conoscerete, ma è tutto fatto di lana. Proprio tutto, in senso anche il titolo iniziale, vedete, è fatto, diciamo, di stoffa, da tutto il mondo di gioco, dai personaggi, dai mostri avversari. Come ho detto nell'unboxing del gioco che si trova sul nostro canale Amendola Brothers, il nostro canale YouTube, andate ad iscrivervi tutti quanti. Sembra proprio fatto a punta e croce. È vero, è vero. Ricordiamo che per Yoshi Woolly World, se vuoi iniziare a giocare, puoi infatti iniziare. Intanto parto, ragazzi. Ricordiamo che già ho fatto un po' di livelli, quindi per Yoshi Woolly World nel gioco sono compatibili gli Amiibo. E per celebrare l'uscita di Yoshi Woolly World sono usciti gli Amiibo di lana, appunto di Yoshi, che sono tutti Yoshi, solo di colori diversi. Io ho visto che ci sta quello rosa, quello verde e quello blu. Sempre se non di Amiibo? Sì. Ah, quindi noi ne abbiamo uno, solo quello classico. Questo è quello là uscito nel bundle per appunto per di Yoshi. Ma ce ne sono tre tipi di Yoshi di lana. E sono solo questi tre che sono usciti appunto per celebrare il gioco. Però sono compatibili tutti gli Amiibo, la maggior parte degli Amiibo usciti finora, e danno delle skin per il nostro Yoshi. Mentre gli Yoshi di lana fanno sì che esce un altro Yoshi durante il gioco. Comunque gioco molto bello anche graficamente, appunto perché è fatto tutto di lana. E diciamo non c'è bisogno di questo graficone per sembrare bello agli occhi, ma già vedendolo solo
è una gioia con tutti questi colori e tutte queste cose. Ho sbloccato già pure il mondo 2, però questo diciamo è il scenario centrale appunto del gioco, con il primo mondo, il secondo mondo andando da quest'altro lato e tutte queste cose così. Poi andiamo nel mondo, vedete, anche quando tipo uccidete un mob, fate un'abilità e tutto vicino, che si scioglie in modo lanoso e di cotone. Vedete, guardate qua questa abilità di Yoshi, cioè questo modo di... E ci sono i vari, molte skin per Yoshi, vedete qui per esempio ogni livello ha un... Potete sbloccare prendendo i gomitoli di lana uno Yoshi con un'altra skin. Perché appunto la storia è che questo Yoshi World, il mondo degli Yoshi, è stato, diciamo, non mi ricordo come si chiama, lo stregone, una specie di stregone, ha preso tutti gli Yoshi e li ha trasformati in gomitoli di lana. E allora lo Yoshi principale deve andare a salvarli tutti. Vabbè, è un pretesto per far sì che il gioco parta, sì. Come tutti i giochi tipo Super Mario. E qui per esempio abbiamo Yoshi, questo non mi esce il nome, non ricordo come si chiama, però cioè Yoshi Cocomero, Yoshi Caffè, Yoshi Wii U, come vediamo nel lato qui. E ogni Yoshi ha un'abilità precisa o sono tutti uguali? No, non sono tutti uguali, cioè cambia solo la skin. Ok. Non è che lo Yoshi Wii U, che ne so, schiaccia la Wii U in testa a qualcuno, no. Intanto... Ascanci ci chiede di avvicinare il microfono a te. È meglio che sia più di questo, sinceramente, no? Siamo dentro al microfono, ragazzi. Tu avvicinati di più al microfono quando parli, che dicono soprattutto tu non ti senti proprio. Vabbè, perché da lontano appunto. Tanto Sara Aiden scrive i nostri contatti in chat, che ovviamente li rileggiamo. Intanto vado un po' per lo scenario, vi faccio vedere lo scenario. Questo è Yoshi Cocomero. Ci possono seguire ovunque, ovvero su Facebook, YouTube e Twitter, con basta scrivere Amendola Brothers, e su PSN siamo sempre Amendola Brothers e anche su Wii U. Solo su Xbox One e Xbox 360 siamo Sasa e Jona. Se qualcuno interessa ve lo scriviamo tramite chat. Dice Marichella che sono fatti all'uncinetto. Alba Figa, maledetta Nintendo che produce 20 amiibo per tipo. Quelli in lana sono già esauriti, azzo. E infatti noi siamo riusciti ad accaparrarci solo questo qua verde. E infatti, allora spiego delle cose del gioco. Ogni livello ha dei collezionabili, delle cose da completare. Allora ci sono i fiorellini, che sono l'equivalente delle stelle in Super Mario più o meno. Poi ci sono i gomitoli di lana, sono 5 fiori e 5 gomitoli per sbloccare appunto la skin. Poi ci sono 20 timbri, che prendendo delle gemme vi sbloccano i timbri, adesso lo vedremo. E poi i cuoricini. E se per completare il livello al 100%, come ho fatto con questo qui 1.2, cioè 1.2, dovete prendere tutto. Dovete arrivare anche con il massimo della vita a fine livello, cioè 20 cuoricini, quella è la vita. E completando vi dà una stella. Poi prendendo tutti i fiori in tutti i livelli di un mondo vi dà un livello bonus che è 1S, che vedete lì a destra. Ed è un livello bonus di ogni mondo. Poi non so alla fine se ci sarà, non l'ho finito ancora, se ci sarà un altro mondo bonus, se prendi i fiori da tutti i mondi in tutti i livelli. Sicuramente sì, perché di solito in Super Mario era così. Ma infatti è un Super Mario con la skin, questo qua con la skin di Yoshi. Sì. Fatto di là. Comunque, se siete un amante dei platform lo consiglio assolutamente, perché ma anche le recensioni, infatti vi consigliamo di andare, per approfondimenti più specifici, di andare a vedere la recensione su multiplayer.it. Non ricordo chi l'ha fatta, però già è stata fatta. Intanto io faccio partire il livello nel mondo 2, visto che sono arrivato al mondo 2, mi continuo la mia storia. Comunque intanto Slayer ci dice 2.3, segna il nostro Xbox Live che è Sasa e Jonah, scusate, si prepara Satore, niente, no, dovevo era una dire, finta, ho fatto finta. No, Alba Figa dice sembra un film della Pixar, infatti graficamente 60 fps, non nello scenario qua, qui è 30, ma quando entriamo nel livello è 60. Adesso sono arrivato a 2.4. Konami Soccer dice domani lo vado a comprare. Spiegare queste cose importanti, le abilità, eccolo qui, ci sono dei poteri, le spille del potere. Voi prendete della moneta, diciamo, del gioco, che sono queste gemme, ne ho 45.000, e prima di ogni livello, tipo come se fosse un fungo di Super Mario, vi dà un'abilità. Per esempio questo crea gomitoli di lana grandi, quindi se compro questo 1000 valrà solo per quando faccio questo livello. Se muoio o tolgo il gioco lo torno a mettere, devo ricomprarlo, quindi 1000 mi darà solo ogni volta che prendo i gomitoli, saranno solo grandi. Cocomeri a volontà, il cocomero è tipo un gomitolo, soltanto che quando lo ingoia poi sputa i semi, sputa tanti semi, e quindi è come una mitragliatrice.
Poi c'è potenzia lo schianto a terra, quindi quando vi schiantate a terra sarà più forte. Questo anche se precipiti, torni su rimbalzando. Quindi se vai fuori, cioè se cadi a mare, come diciamo noi, se cadi giù, cioè riappai sopra e non muori. E ce ne saranno tante altre. Intanto salutiamo Dr. Who che è appena arrivato. Buonasera cari Amendola e chat. Ciao Doctor. Ciao Doctor. Ci vuole la sigla. Ok. Saluto poi per io, Sara. Non sarà Yoshi in... ci piace tanto. Si possono condividere anche appunto i timbri o le cose che disegniamo con. È arrivato anche Pandergast. Ciao brothers, ciao Pander. Ok, questo livello. Già appunto adesso dobbiamo trovare la chiave. Qui ci sono questi sacchetti che ci danno le gomite di lana, vabbè, senza che spiego ogni dettaglio del gioco. È arrivato anche Ergut, buonsalve. Se avete domande però, Cialbe, raga, Ergut, cialbe. Se avete domande fatele, cioè non è che mi metto a spiegare tutto. Se avete qualche domanda in particolare. Konami Soccer infatti ci chiede, bella mappa, ci sono personaggi segreti per saltare gli stage? Passaggi segreti, scusate, per saltare gli stage? Ancora non ne ho trovati per il momento, sono al mondo 2. Non tipo credo, le Warp Zone. Non credo ci siano, non credo. Vedete, lo mangiate e poi lo espellete, diciamo, come il mob che avete preso e diventa un gomitolo di lana. Dottor V dice, cavoli, mi sono perso la fact time di Pierpaolo. E vi consiglio di andarvelo a rivedere, ragazzi, perché è interessantissimo. E poi, vabbè, Pierpaolo è un simpaticone. Penso, una citazione dal fact time di Pierpaolo ha fatto, ragazzi, ho cercato di rispondere a tutti, a quelli che non ho risposto, un po' si attacca un arcaccio. Grandissimo. Allora, ecco, Sara Aiden ci ha postato appunto la... Grazie Sara, in chat, sempre attivissima lei, la recensione che è stata fatta da Andrea Palmisano. Quindi uno dei Palmisano Brothers. Un saluto per Fabio e Andrea. Uscita il 26 giugno, quindi un bel po' di tempo fa. È uscita parecchio prima del gioco. No, il gioco è uscito il 29 e la recensione è uscita il 26. Quindi i gomitoli di lana li potete sparare anche come, guardate, c'è questa cosa che gira e voi lo lanciate e distruggete i mob. Guardate, i mob sono fatti di lana, appunto, se li mangiate, vabbè, adesso c'ho un guscio in bocca e quindi lo sparo un attimo. Se li mangiate, guardate, li srotola e si... Intanto è arrivato anche Gigantone, buonasera Gigantone. Sara, posso mettere un link che è compatibile con gli Amendola e la moderatrice? Ergut chiede il permesso prima di... È arrivato anche Ralph Scaccolatutto. Da quanto tempo? Ciao Ralph, benvenuto. A proposito di caccole, le palline di lana possono sembrare anche piccole caccolette. È vero. Comunque ci sono il ragazzo che parlava dei segreti. Ci sono tanti segreti nel gioco nascosti, in senso i fiori, i gomitoli, dovete cercarveli, non è che sono lì man mano che fate il livello. Con la mia ce l'ha fatta, c'è tipo una componente RPG. Si è fatto una risatina, beh. È normale, più un platform. Ergut ci manda un link da aprire, io lo apro, però mi sa che adesso ho cancellato tutta la chat. Prendendo una serie di gemme vi dà quei timbri che poi dovete completare. Guardate, ho ingarbugliato la pianta. Come si pronuncia? Vale in inglese, ascolta la pronuncia. Hidden, Sara Hidden. Hidden. Giusto, quindi adesso sappiamo Sara Hyde, perché io dico sempre Hyden. Perché a me, allora io dico la verità, a me sembrava tipo nascosto. No, tipo il no. Il cognome di Hayden Pierce. Ah, okay. Hyden, quindi per questo. Intanto si è cancellata la chat, ragazzi, indietro. Buonasera Shiroge 8. Buonasera padre. Shiroge, lo sai chi è? Edward Newgate. Barba bianca. Ci siamo divertiti un sacco a vedere le puntate di One Piece quando Barba Bianca sta facendo una cosa. E una tutti cosa quanti buona. Padre! Padre mio! Addirittura Jinbei lo chiama padre. Infatti. Crunjax dite, fate vedere l'amiibo. Amiibo mio. Eccolo qua.
Dopo facciamo vedere anche come funziona quando colleghi l'amiibo di Lana al joypad e anche gli altri amiibo, tipo abbiamo l'amiibo di Super Mario, di Pikachu, Possiamo di farlo vedere adesso? Vogliamo far vedere adesso. Allora, guardate quando ci mette quello di Lana. Allora, questo è l'amiibo di Lana, lo poggiamo sullo scan del pad e arriva uno Yoshi in più da poter utilizzare nel gioco. Due Yoshi di Lana, Però guardate. è più una rottura di scatole che altro. Però è, diciamo, è come avere un gomitolo sempre a portata di mano, perché guardate, lo potete mangiare E cagare. e vi dà sempre un gomitolo a portata di mano, e se morite avete come una vita in più. Però rimettilo, Salvatore, perché non lo odio avere due. Se invece metti quello di Super Mario, vabbè, Aspetta. dopo facciamo vedere. Manco da tantissimo tempo, da una vostra live sono stato impegnato a scaccolarmi. Ho Grande visto ancora Ralfa. tutto. Sera, ma Salvatore sarà cotto a furia di fare cioccolate calde a luglio. Eh sì, Slayer, mamma mia. Mi hanno fatto abbronzare. Basta cioccolata calda, cioè, con sto Salvatore, caldo. avevi messo in dubbio pure a me, dice Ergut. No, no, io non metto mai in dubbio. Niente. Assolutamente. Io è perché adesso sono abituato a chiamarla Aiden e continuerò a chiamarla Saraiden. Aiden, infatti. T-Shaker dice: io sto vedendo Bleach ora. Mamma mia, bellissimo Bleach. Noi dove siamo arrivati? A prima della saga di. Dopo la saga di Cioè, abbiamo finito la saga Fullbring. degli Arrancar. Fullbring. Fullbring. La saga dei Fullbring non abbiamo proprio iniziato a vederla perché abbiamo letto il manga, i primi 2 o 3 volumi, e sinceramente abbiamo preferito concludere Bleach con la saga degli Vabbè, Arrancar. però può darsi pure che poi è bella, può darsi pure che poi migliorava. Può darsi, sì. Shiroge, chi è che mi chiama? Padre! Fratre LSD, supporta il Classic Controller per giocare in due? Sì, Supporta assolutamente, tutti i tutti i controller, tutti controller. quanti, il pro della Wii U, il pro della Wii, cioè proprio ti fa vedere l'immagine all'inizio, ti Vabbè, dietro supporta il tutti. gioco non c'è Sì, c'è scritto. supporto a tutti comunque, perché A lo fa tutti puoi vedere. giocare col paddone, solo con il nunchuck, Il nunchuck, cioè quello lì bianco. il remote, il Wiimote, con il Pro Controller della Wii e con il Pro Controller della Wii U. Infatti, se come fai a dire, vabbè, io sto un po' indietro, adesso facciamo vedere come si usano gli altri amiibo. Allora, per farvi vedere, noi abbiamo 3 amiibo: Zelda, Mario Aspetta, mi devo mettere in un posto sicuro. e Pikachu. Guardate qui quando Yoshi fa la planata. Aspetta, guarda, si trasforma tipo in un elicottero. C'è un'elica sotto. Allora, adesso andiamo ad inserire l'amiibo di Mario. Ragazzi, questo è Ed quello che esce Yoshi con succede. i baffi. Yoshi Mario. Se invece uso quello di Pikachu. Quello di Pikachu è l'unico che non mi piace, perché guardate, esce Perché non c'era Yoshi. la skin di Pikachu. Hanno fatto Yoshi Amiibo e non Yoshi Pikachu. Con Zelda e con Zelda, con Link. Adesso che lo lascio Yoshi così. Link. Mi lasci Yoshi Link? No! Voglio Seguite quello il link in normale. descrizione. Voglio io quello normale. Ospite, andrai nel pranzo con venerdì, rivelati. Sono Magari è tutti. Slayer l'ospita. No, l'ultima volta l'hanno detto 1 mese prima che ci andava. Shiroki dice: che gioco è? Scusate l'ignoranza. Allora, il gioco è Yoshi Woolly World per Wii U. Ah, gliel'hanno già detto, vabbè. No! No, come faccio Shiroki adesso? dice: vedo che c'è tanta lana in questo gioco. Ma porca miseria, sono morto! Perché sto coso è davanti Quindi immagino i nippoli che si fanno. Che si dice nippoli in italiano. a me! Non lo so, non credo. Seppina, esiste la parola nippoli in italiano? Come si dice? Gomitoli di là, gomitoli. Dei residui di lana. È arrivato anche Matthew Dewitt, numero 2. Io so che Ciao sono due console Matteo! completamente diverse. Consigliate Wii U o accumulare più soldi per un Xbox One? Dipende dal tipo di giochi, tipi di Bella giochi domanda. che ti piacciono. Devi vedere i giochi, se ci sono più giochi che ti piacciono Guarda, della Nintendo ha un console. parco giochi unico che non trovi su nessun'altra console. Quindi, se appunto Prendi dipende dai una giochi. tra Xbox One e PlayStation 4 e la Wii U. Esatto.
È arrivato anche Race Engine Yoshi Nose. Mo mamma Doctor ti grabba la tua sigla personalizzata. Ti garba la tua sigla personalizzata. Che cosa? Hanno detto. Mo mamma ha detto ai Doctor V, ti piace la tua sigla personalizzata. Brothers, mandateci un po' di fresco. In queste ultime settimane sta facendo caldo pure a Londra, ragazzi. Purtroppo. Non come in Italia, però. Però guarda, io preferisco il caldo così mi sento a casa. Bene! Appunto. Dici, il terreno è lanoso e soffice quando ci passi, figo. Sì, sì. Shirog, che mi ricordo che è siciliano, dice: qua a casa mia ci sono 40 gradi, ci mancava solo la là. Peccato che finisce lì l'anime di in Bleach, perché l'anime di Bleach finisce con i full brain. Purtroppo, sì. Vabbè, perché ripeto, il manga era iniziato da. Ma mangia dello sto guscio. Ma però lo devo poi sputare. Ah, ok. Per forza. Dicevo, l'anime di Bleach poi è finito, nel senso che perché il manga è iniziato a livello di successo e livello di qualità ad andare verso il basso. Dopo la saga del Full Bring c'è la saga dei Quincy che sta ancora continuando. Ah, quindi il manga sta ancora continuando, sì, sì, sì. È l'anime che è finito. Beh, per il momento. Può darsi che fanno tipo una seconda edizione. Continua. Konami, che ridere, Mario Yoshi. Ecco, è quello quando abbiamo fatto vedere... Che è quel fungo? I nippoli? Che cacchio è? C'è il quel guscio, ma è diverso, c'è un altro, ma è... Lo voglio mangiare. Non si può mangiare! È il guscio di Super Mario Classico. Ah, si è morto? Sì, ma pensavo che potevamo mangiarlo come tutti gli altri. Comunque, fratello SDC, Amendola, voi la usate la mappina per pulire la vostra camera? La mappina. La mappina non è altro che una pezza. Perché ho detto nippolo, mamma. Ai! Ma tutti quanti. Grande Amendola, Konami Soccer. Grazie, Konami. Il manga continua e io lo ritengo spazzatura sta parte. Ma l'anime è finito da mo'. Guarda, io vi ripeto, abbiamo iniziato sono a leggere. Sono due anni che non lo leggiamo. No, più. Abbiamo letto i primi 4 volumi del Fullbring. E non ci piaceva tanto. E abbiamo deciso di concludere. Perché con la saga degli Arrancar il manga di Bleach finiva una bellezza. La saga degli Arrancar è bellissima. Sì, sì, sì. Chi di voi ha visto Dragon Ball Super? Presenti? Ieri, come è uscita la i sottotitoli in italiano? Via! Io invece non accendo il climatizzatore, sennò poi la bolletta me la devo pagare io e sono cacchi dopo. Momoma. Krungex Amendola, complimenti per i 5.000 iscritti, mi dispiace non essere stato su Omegol. Non ti preoccupare, Krungex, era come se c'eri. Noi abbiamo fatto quel video per ringraziare un po' tutti quanti, compreso te che sei iscritto al nostro canale. E cerchiamo di migliorarci sempre di più e di più e di più. Madò, questo guscio struvido! Ah, si è fermato. Marichella, effettivamente far uscire un gioco sulla lana in piena estate non è stata una buona idea. No, vabbè, ma il gioco vale, ragazzi. Immagino un gioco con il ghiaccio. Sì, ecco. Mi ero saltato questa. Meno male che ho perso. In un gioco col ghiaccio. Doveva uscire Lost Planet 4. Ma la lana mantiene la temperatura, infatti ragazzi la lana viene usata anche nel Sahara dove ci sono ben 50 gradi per tenere freschi il corpo, perché la lana non fa passare e non fa uscire il calore. Questo era Discovery Channel, vai Salvatore Amendola. Oggi sono dovuto andare dove abitavo prima e c'era una ricezione di cacca. Ma si mangia pure lo scenario? Sì, alcune parti di, sì, scenario sì, sì, lo so. Appunto le cose segrete, diciamo i posti segreti sono molte volte fatti da scenario che ti puoi mangiare. Perché c'è tipo un nodino e tu con la lingua vai vicino. Shiroji 8 dice, anche a Catania la pezza si chiama mappina. Infatti molte parole tra siciliano e napoletano sono uguali. Però tipo, i babbaluci! È diverso i babbaluci. Oppure misiddia. Vedete, adesso ho imparato un po' di siciliano con le mie amiche quando sono andato in Sicilia.
Saluto per Barbara e Vanessa. Ciao a you. Ecco, per esempio qui, guardate, c'è quel nodino. No, però c'era il guscio davanti. Mo. Ok. Bam! Giusto in tempo. È perché stavo mangiando. Quanto ha preso nella recensione di multiplayer.it? Tu ti ricordi, Jonathan? Non ricordo quando ha preso. E mi sembra un 9. Aia. C'è pure quest'altro guscio. Goten col trattore. Nella puntata di Super Dragon Ball. Il problema è che Wii U non scende mai di prezzo. Lo so, qua invece è scesa parecchio. Ora si trova a 120 pound. L'equivalente di 150 euro, 160 euro. Devo stare attento a non morire adesso. Slayer 93, ragazzi, evitate spoiler. Su che cosa? Io non ho fatto spoiler su niente, ho detto qualcosa. Dragon Ball, credo. E che ho detto? Niente, no, vabbè, il trattore. Oggi ho finito Dead Space 1 e niente, mi sono cagato sotto alla fine con le cuffie a 1000. Povero Mattia. Ciao Mattia, intanto, Una borsa di ghiaccio sulla sedia e passa il caldo, dice The Shaker. Shaker, shaker. Allora, guardate, guardate, ci sono anche questi regali, guardate che voi... Jonathan ne sa qualcosa, dice Dr. Wu, anche i giochi Nintendo non calano mai, praticamente. Infatti, sono morto! Cioè, se voi andate a prendere Mario 3D World, che è uscito più di un anno fa, qua costa ancora 34 pound. Cioè, praticamente lo stesso prezzo di quando era il Day One. Sto da 20 minuti a fare lo stesso livello. Quindi, se pensavate che il gioco fosse facile... Non lo è, assolutamente. Ma infatti hanno aggiunto una relax mode. Perché appunto è difficile il gioco. E allora se metti la relax mode posso entrarci quando voglio. Premendo il tasto, andando qua, modalità classica. Vedete, classica e relax. Ma io metto la classica normale perché relax che è, cioè, troppo facile poi, credo. Krunjak dice: la prossima volta cercherò di esserci e ti porterò Asakira solo per te. Ah, oh, grazie Krunjak, solo pensiero. La versione bianca da 8 GB la trovi a 180 euro, dice Matthew. Dice Alba Figa a Matthew DeWitt. Quindi in Inghilterra si risparmierebbe i 20 euro. Io Wii U la pagai 99 euro, nuova in negozio, Slayer. Ah beh, nello stesso negozio dove ho preso il televisore. Sì, sì, sì. Ma lo scopo del gioco, qual è? L'abbiamo detto all'inizio, mi sa, comunque sì, sono stati trasformati tutti gli amiibo, stavo dicendo, tutti gli Yoshi del mondo degli Yoshi di lana in gomitoli di lana e il nostro Yoshi numero uno deve andare a salvarli. Se io riesco a guardare la trasmissione, se non lo faccio sono senza cam, non ce la faccio. Slayer 99. Bosco 91 dice sempre Forza Napoli. Forza Napoli! Che cosa? Comunque grazie Bosco. Boscos. Quindi è più di uno. No, ho sbagliato. È plurale. In the boots. La lana la usano nel deserto. Parte il momento super quark. Vai con la musica. Pam pam pam. Ah, dice Slayer alla Games Week l'ha pagato 99. Ah, ok, sì, perché appunto fanno le offerte lì, mettono... Marichella dice: ragazzi, vado, ultimo boss e domani esce il raid nuovo. Ciao Marichella, grazie di averci seguito. Gigantone, mi si dia. Sto gioco di si dia. No, questo non mi si dia. Questo è divertente. Un bicchiere, dice Gigantone. Ah, Gigantone, un bicchiere è il bicchiere, no? Marichella, non mi segui mai in live, dice Dr. Wu. Perché lei, Dr. Wu fa pure le live. Non lo sapevo. Quartz Merald Uzio, Destiny Lezzo. Ok. Ciao Marichella, in bocca al lupo. Il porcino, ragazzi, ma non capite, adesso va di moda la depilazione, perché uno si scalda tutto con il pelo. Che devo insegnare tutto? Ma che cacchio? Bene, in questo caso. In questo caso ci vuole un bel bene. Grande Salvatore, no. Grande Salvatore che parla siciliano. Per dire vedervi in live a me non mi si dia. Ah, per dire vedervi in live a me non mi si dia. Grande, grazie doctor. No, Shirobi, che doctor. Ho imparato alcune parole e sto cercando di impararle.
Anche pure la cadenza ed è solo dell'accento. Gemme. Io, Shiroki, da quando sono sceso in Sicilia mi sono praticamente innamorato della Sicilia. E spoiler, a settembre ritorno Salvatore 2 il ritorno. Vabbè. Soccer, qua a Palermo la mangiamo specialmente per Santa Rosalia. Gigantone, in questi giorni c'è stata una processione della Madonna. Non so se era Santa Rosalia a Palermo. No, no, mi sono suicidato come uno stupido. Come uno stupido. Ti sei suicidato? Ti sei suicidato? Come... Bravo. Madonna, era la fine. Doctor, devi scrivermi quando le fai le live. Quando le fai le live, metto la spunta per la main. Ma non mi arriva nada. Sì, Doctor, avvisa anche noi. Così, se possiamo, ti veniamo a vedere anche noi. Erguti, oggi ho finito Brothers e A Tale of Two Sons. Tristissimo. Quel gioco l'avevo iniziato su PlayStation 3. Come tanti giochi che ho iniziato e non ho mai finito. Sto ultimando i test audio video. Alba, devi settarle da Twitch. Pros 23, salve. Ciao Pros, benvenuto. Ragazzi, lo so che io i vostri messaggi li leggo tipo con 10 minuti di ritardo, però purtroppo perché per leggerli tutti mi accumulo tanti messaggi, anche perché voi commentate. Cioè salta qualcuno, non di leggerli, cioè salta quelli meno importanti, quasi... Cioè, Perry dice meno... che non calano di prezzo, Ergut questo lo dice, Perry dice che non calano di prezzo i giochi Nintendo perché Nintendo ha rispetto dei suoi utenti. Cioè, non ho capito la... Forse rispetto perché chi l'ha comprato al day one lo paga lo stesso prezzo di chi l'ha comprato un anno dopo. E quindi quello che l'ha comprato al day one non si sente di essere preso in giro. Dice, oh, io il day one lo pago 50, tu lo paghi 10 dopo un anno. Eppure... È una scusa per guadagnare sempre soldi, cioè. È arrivato anche il Panzaro. Buonasera, Panzaro. Albafico 88 Slayer, settato tutto manata. Penso che sia, beh, questo... Dottor V, verissimo, Mendolo, giochi vecchi di 3-4 anni fa non scendono manco di una virgola. Parlo delle saghe storiche, ovviamente. Sì, ma pure ti parlo un gioco della Wii. Guarda, Super Smash Bros. Brawl. Costa ancora 15, sulla Wii, 20. Costa ancora 20 pound, l'equivalente di quasi 30 euro. Che per un gioco della Wii, passata generazione, è veramente tantissimo. Ma anche i Super Mario. Super Mario Galaxy 1 costa 10 pound, l'equivalente di 15-20 euro. Che qua a Londra un gioco di 5 anni fa lo devi trovare a 50 centesimi, 1 euro. Una volta l'ho fregato. Quel guscio di cacca stavolta l'ho fregato. Che è saltato qualcuno? Migliat. Migliat? Non lo so, vabbè. L'amorosa è a cena, Erpanza, che fai? Pausa da noi? Ah, perché giustamente Erpanza dice non c'ha l'amorosa e adesso è venuto in pausa da noi, Erpanzaro, Da gioco stop sta ancora 299 euro, metti debit. Ma gioco stop vende tutto fino a scannarti. Puoi portargli anche la tua vita, ti dice ti diamo 5 euro. E ci stiamo rimettendo. Si può giocare anche in due, vero? Sì, tra sì, poco sì, vi facciamo vedere. Tra poco facciamo un livello in due, se riesco a completare questo qua. Non devo fare la stessa stupidata di prima. Ok. Crungex mi si dira. Sto gioco è spacchioso. È tipo, so che tipo spacchio si dice. Tipo, ma che cavolo stai dicendo? Però non sapevo la traduzione. Cioè, non so la traduzione. Ma che spacchio stai dicendo, eh? Gigantone Crungex, ma che spacchio riesci? Io vado che tra poco devo prendere la bici. Va bene, Slayer, buona pedalata. Che stai dicendo? Così belli, gigantone. Su yogo è tritolu, vuoi capire o no? No. Un'altra parola che mi hanno insegnato, la timpolata. Te rompo una timpolata. Te la posso dare una timpolata? Cuori, finalmente cuori.
Salvatore, dove scendi a settembre? Sciro, che questa volta sto solo a Palermo dalla mia migliore amica. Quindi non credo che passerò per Catania stavolta. Mi sa che qui sotto c'è qualcosa. Vediamo. Gigantone... infatti non mi sbagliavo. Infatti, vedi quanto tempo fa io ho detto il fatto della processione. Ora sto leggendo la risposta di Gigantone. Dice sì, ma non era Santa Rosalia. La santa la festeggiamo il 14. Il 14 di luglio, Gigantò. Hop 904. Ah, ecco come si faceva. È arrivato Hop! Vuoi fare un gioco come si deve? Me lo chiami Hop! Salvatore, allora se torni a Palermo ci vediamo. Ci vediamo? Punto interrogativo. Vedevo che eri qua, ma mi sembrava male dirti qualcosa. Vedevo che eri impegnato. Ma ragazzi, voi non vi dovete preoccupare, anzi, perché Vanessa e Barbara mi hanno portato girando ovunque e hanno detto: Salvatore, ma se hai amici, altri amici, incontriamoci tutti insieme. Però giustamente io non volevo di contatto a Hoppa, a Sciroche, a tutti quanti. Andiamoci a fare una scampagnata tutti insieme. No. Però ragazzi, se fa ancora caldo, un bel picnic tutti insieme lo possiamo organizzare. Perché non si fa il picnic in Italia? No, mio fratello Christopher da lontano. In Italia vai a fare il picnic. Perché è vietato? Aspetta, aia. Mamma mia, giusto in tempo. Questi tornano indietro. Si chiamano Pietro? No! Che cacchio ho fatto? E mo? Sul sito nel volantone GameStop la Wii U nera liscia da 32 GB sta a 199€. Raiden, fuggi, sciocca. Fuggite! Sciocchi! Krungex, scendi a Palermo. Sì, Salvatore, scende a Palermo. Come già sono sceso a giugno. La mamma della mia migliore amica, ogni volta quando me ne sono partito, Salvatore, ma torna a travagliare. Vai a travagliare di nuovo a Londra. Travagliare? Ma che è travagliare? Ecco, sarai hidden. Come la pronuncia? L'ha scritto pure lei. Fuggite! Sciocchi! No! Ma Jonathan sta in pace. Sto in pace, sto concentrato nel gioco, che se no muoio e non riesco a completarlo. Infatti come... Vai a Catania, bedroomy. Krungex, ci sono stato a Catania per l'Etna Comics e... Catania è bellissima, come anche... Vabbè, io mi sono innamorato di tutta la Sicilia. Ergo dice, è breve Salvatore, finiscilo Brothers. Beh, sicuro, io ce l'ho ancora perché quello lo diedero col Plus, Brothers Son of, a Tales of Two Sons. Sì, quindi appena possibile, c'ho un casino di giochi da recuperare, però siccome mi hai detto che pure è breve, lo recupererò. Grazie Ergut del consiglio. Tempo che Jonathan finisce il livello, Salvatore già sta in Sicilia a settembre. No, ma perché voglio prendere tutto? Però non posso prendere questo adesso. Perché non ho lana. Ah, ma fa? Che tu ce l'hai la lana. Ah, giusto, vai, metti. Bravo, hai avuto una buona idea. Bravo Salvatore, nella sua vita ha fatto qualcosa di buono. Può essere vai. Come non può essere, non è difficile tradurlo. Ragazzi, olè. Della Sicilia vi dico una cosa. Quando sono arrivato... la mamma della mia migliore amica ha iniziato a parlarmi in dialetto palermitano. I primi 20 minuti ero così. Non ci capivo un cacchio. Poi ci ho fatto l'abitudine ed è molto semplice capire il siciliano. Finalmente ho la chiave per entrare. Pross 23, troppo. Qui Super Smash Bros. Brawl viene 25€. Più o meno lo stesso prezzo che costa qua. Vai, preso. Krungex, citazione di Raiden. Infatti dovevamo... Non sono riuscito ad... Quando sono andato a Catania dovevamo incontrare i nostri amici Maria e Gianluca, alias Raiden e Midna, però non ci siamo incontrati purtroppo. Saluto per Raiden e Midna, se ci stanno seguendo. So che seguono spesso multiplayer e soprattutto seguono noi Amendola Brothers. Che ci fa, ci rende orgogliosi. Due esperti come loro, Baciamo le mani, Gigantone. No vabbè, oltre alla citazione di Raiden, ma comunque qua almeno da me lo usiamo. Come usiamo il termine sticchio dilli pupi. No, questo non l'ho capito. No,
Comunque vado a giocare a Batman, sono passato per fare un saluto. Ciao a tutti. Ciao Hope, grazie di essere passato. Bellissimo Batman, ragazzi. Ci sto proprio, lo sto demonendo quel gioco. Ed è così divertente pure fare le missioni secondarie che non ti accorgi quando stai facendo le missioni secondarie e quelle primarie. È vero. Perché sono veramente fantastiche. Il filmato della storia mi sa che devo fare il boss, devo uccidere il boss. Vuoi proprio mettere saluto? Vai con il doppiaggio, vai. E chi sta parlando? Tu. Ah, vuoi proprio mettermi i bastoni tra le ruote, eh? Ora basta! Paratruppa, alla grande! Fagliela vedere! Scendi giù in picchiata e fanne una schiacciatina! Come il pane! Ah, ma questo lo trasforma! Aia, aia! È diventato ciccione! Aiuto, aiuto! Ciccio Puppa, come si chiama? Lo devo sciogliere! Ah, c'è il... Qui a Palermo spacchio un'altra cosa. E poi... BOM! Perché c'è il nodino dietro la schiena e allora lo devo sciogliere. Aia. È diventato non più a scorrimento. Shiroke dice... Ma casi cominciamo a parlare siciliano, na finimmo più. Vai, però a me piace. Come abbastanza facile come devo posto. Imparare. BOM! Prost 23, ma che spacchio di trasmissione è? Ragazzi, perciò era difficile, era un livello... Crunchyrk dice spacchioso, a volte usato anche come approvazione. Salagor, è arrivato anche Salagor. Sera, ciao, da Salagor. Quanto tempo Salagor? Ciao! La buon'anima! Bentornato! Yoshi con i cuoricini. Ma che spacchio di trasmissione è? Che i conduttori parlano in dialetto siciliano? Ma io me e ne non vado. Sono siciliani. E non sono siciliani. Sì. Questa è la cosa divertente. No, io non parlo più siciliano. Ah, vabbè, questo è stato scritto 20 minuti fa. Quindi ormai se ne è chiuso. Cerca di andare avanti sui messaggi, perché se no, buonanotte. Tumpulata, Salvatore. Ho saltato un fiore. Guardate, ragazzi, vedete. Wow, per un solo adesivo. Che buon modo lo do io. Non ho fatto la seconda stella. C'è una figurina di Francesco Totti, va bene lo stesso? No, non va bene. Ecco, gigantone, da una parte si dice tumpolata e da una parte timpulata, quindi direi momento cuoricini a tutti quanti. Volevo fare una domanda, solo io sono convinto che Simone Marcocchi sia la copia sputata di Steve Jobs da giovane? Boh. Hai ottenuto una nuova spilla del potere. Quindi abbiamo ottenuto una nuova spilla. Un nuovo potere da poter comprare prima di ogni livello. Gigantone dice organizziamo per vederci. Ho preso i 5 gomitoli e quindi un nuovo Yoshi. Che cacchio di Yoshi è? Yoshi cenere. Ho preso lo Yoshi di cenere. Che connessione avete lì a Londra? Abbiamo la Virgin Media, che è una compagnia inglese. 120 mega. Up 120 mega. Cioè più di 120 mega. Va intorno sempre ai 125 e upload 10 mega. Gigantone ha detto, non si dice picnic, si dice arrostuta, ovvero barbecue. Perché infatti era il 2.4, poi hai il boss finale del mondo al 2.8. Vai Salvatore, me lo accollo per la scampagnata. Ok ragazzi, allora... Vuoi fare il livello in 2 o faccio un altro io, da solo? No, ma facciamo il livello in... se facciamo pure il livello in 2, buonanotte chat. Allora Yugdu. Vabbè, facciamo vedere giusto 2 secondi. Facciamo vedere un po'. Metti il joystick. Gioca con Christopher. Christopher da lontano gioca pure lui. Senza farti vedere che stai camutando. Io vado, buon proseguimento. Ciao Matthew. Brothers, che velocità avete in upload? 10 mega, giusto? 10 mega, sì. Su dai, fateci rosicare. Crunchyrk dice, ma Palermo dove? Palermo. Sì, sarò proprio al centro dove sta Villa Bonanno, giusto per farvi capire i siciliani. Immunità, fuoco e lava, questo è buono, per esempio, se non riuscite a fare un livello al 100%, voi vi comprate questa spilla immunità, fuoco e lava, di un livello con il fuoco e la lava, e non vi fa niente. Buono, buono. Christopher, adesso sarà lo Yoshi rosso. Quando prenderò la PS4 farò alcuni streaming, che non so come finire la frase. Mattia 109, che ti aiutiamo noi, Mattia, alla barda spaziale.
Grande Salvatore, grande doppiatore, grazie Porcellino. Lì unici stare fermo, inglesi, sennò ti mangio. Guardate Christopher, guardate gli unici inglesi che laggano. Io non, perché stiamo laggando? Dove stiamo laggando? No, ma se laggiamo è la connessione, è per loro, la loro connessione, non la nostra. Alla grande, potrebbe tranquillamente essere un nome per un personaggio di Warcraft, dato che in italiano mettono nomi alla cacchio. Mo mamma dice Amendola si scherza. Vabbè, lo so che stavi scherzando. Però, no, però hai ragione, perché comunque qualche volta che abbiamo ecceduto nel parlare in napoletano, qualcuno ce l'ha ripreso, e quindi tu scherzavi, però è giusto che parliamo quanto più italiano possibile. Sì, sì, appunto. Anche se per noi è un po' difficile. Perché tra inglese e napoletano. Buonanotte. Buonasera belli, PEC 96, buonasera PEC. Albafiga ci lascia. E anche Sara. Bene! Siamo entrati nel tubo qua, non so. Aspetta, no, devo sparare il gomitolo. Sara se ne va, resta grande con lui. Magica Sara. I pesci che volano pure qua. Sì. Sono dei piccoli cosi di lana. E io. No! E io me li mangio e. No! Sono morto! Sono morto! Vieni a salvare! Crunjack dice: allora se voi scendete in Sicilia e dite il giorno e l'orario, io potrei fare un sacrificio e farmi la scampagnata e trovare a Palermo. Poi non so se volete fare la scampagnata o altro, ma per voi un giorno potrei prenderlo. Grande Crunjack, ti faremo sapere sicuro. Guardate, se facciamo sta cosa lo scrivo sulla pagina Facebook degli Amendola Brothers, il giorno e l'orario, in modo che ci mettiamo d'accordo e ci facciamo una passeggiata tutti insieme, una rustuta, come ha detto prima qualcuno. Vieni qua, vai, salta. KDA Potion dice Peggy 3 più Mons. Peggy 3, vediamo. No, sì. Age. Cioè, years, no months. 3 years, no months. Because before it's too early, you know. You don't know how to play, how to push the button. Eh? Il cane, che fa il cane? È mia. Aspetta, ma fa male. Gigantone dice ci aggiorniamo, io lo voglio salutare a Totuccio. È bravo. Grazie Gigantone, questo affetto. Se sentite caldo è perché vi sto abbracciando. Aspetta, se lo schiaccio. Ah no, Albafiga non ci lascia. La sapete l'ultima fresca? No, ma mamma, aggiornaci. Esattamente, Gigantone. Grazie Crunjax. Comunque ragazzi, ci organizziamo, dai. Crunjax, Hope, Shiroghe se vuole venire, Gigantone, tutti quanti ci facciamo un giro per Palermo. Ragazzi, ho assaggiato il panino croquet panella, una cosa fantastica. Il cannolo siciliano, o pane cameuzzo. Il cane bellissimo. Deve andare là, mi sa. Come sta pure il cane adesso? Sì, deve andare là, vedi? Ci aiuta a prendere la roba, vedi? Deve seguire. Tutu, vieni qua. Che è Tutu? Boh, non so. È la prima cosa che. Vieni qua. Stai squarando. Salta. Salta pure tu, salta. Shiroghe dice: allora scrivetelo su Facebook che ci mettiamo d'accordo. Veramente, adesso mi organizzo per bene pure con la mia migliore amica, in modo che settembre sicuramente scenderò per il 14 e sarò 3-4 giorni sicuro. Quindi ci mettiamo d'accordo per un giorno, in modo che ci diamo appuntamento in un posto e ci incontriamo. Sì, me l'ha portato. Ma che cosa il cane, è la prima volta che lo vedo. Deve salire adesso il cane, deve salire sopra. Sì, si muore dal caldo ragazzi, pure qua a Londra stasera. Questo fa la chat, si è calmato un po', dammi un po' questo coso in mano. Chi sono io, il rosso? Sì, non sei più il rosso. Oh. Il cane dobbiamo farlo andare sopra, ma non so come. Ti ha mangiato forse, no? No, che ti deve mangiare il cane? Ma che fai? Ti slinguazzi il cane? Sono zoofilo. Pure il culo gli ho leccato. Perché deve andare a prendere la cosa, no? Non lo possiamo prendere in braccio. E lanciami a me come palla là dentro. Dici tu, si può? Magari gli devi lanciare un gomitolo di lana là dentro. Dobbiamo prenderlo il gomitolo di lana.
Quanti ne vuoi qua? Se glielo butto lui così. Ah no, ti sei messo tu davanti. Fammi vedere. Vieni. Ma non so, manco i tassi mi sono messo a fare sto gioco. Non entra. Vieni qua tu. Niente, non ci riesco. Che dici, così ci va? No, un po' più su. Taci un po' più su. Vabbè, continua tu, Christopher, che non so manco come tasto. Niente, lascia stare, Christopher, questo ce lo saltiamo. Poi lo prendiamo. Si dice che Sky nel 2016 si possa comprare Mediaset Premium di Berlusconi. Bomba! La panella palermitana è la migliore della Sicilia. Già mi state facendo venire voglia, mannaggia. È buono, è buono. Zuzu è stupendo. Ora il mio cane non si chiama più Ciro, ma si chiamerà Zuzu. Grazie, grazie. Ragazzi, sapete che Pianesani ha fatto una comparsa in un videoclip musicale? È vero? No, non lo sapevo sta cosa. I tre Gamer Brothers, ciao belli, vi adoro. Grazie, tre Gamers. I tre Gamers Brothers mi ricorda qualcosa. Sì, mi sa che è Davide. Se sei Davide, batti un colpo. Ma dove hai letto sta cosa? Beh. Ma chi è che giocava al posto di Salvatore? Christopher Shiroge. Esatto, Ergut subito, Christopher. Abbiamo preso quella. Mondo di Cremonini. Dopo lo vado a vedere, The Doctor. No, non devo cadere. Non devo cadere. No, sto cadendo. Vieni Pianesani qua, non fa le comparse. Sono le comparse che... Stai contento? Pianesani non fa le comparse, ma sono le comparse che si pianesanano. Questa era proprio stupida. Ma mamma, per me è una stupida. I tre Games Brothers si dice, no, sono Andrea, ho un canale YouTube. Ok, no, perché c'era un altro nostro sempre iscritto al canale, che ha un canale YouTube, e si chiamava tipo i due brothers, i tre brothers, una cosa del genere. Comunque, grazie di esserci venuto a trovare, Andrea. Sembra strana come cosa, Mediaset senza premium è morta, mi Eccolo. Sa. Eccolo, non li rompere, non rompere il resto, non rompere il resto. Aspetta, aspetta, no, vai lì, sei lì tu. Ma che diventa adesso? Devo rompere uno solo. No, stai fermo. Vai, fallo andare avanti. Ah, ecco perché non siete riusciti a prenderlo là. No, perché abbiamo... No, se cade Christopher è uno stupido. Vai. Ucciditi, fai qualcosa. Aspetta, allora. Ecco perché il problema è che... Sali qui sopra e mangiami. Ma se salgo lui... Sali e mangiami e poi vattene. Eccolo. Vattene, vai. No, lui scende poi. E fa una corsa, Vai, vieni di qua, bello. Ah, ecco. E vai! Ci siamo riusciti. Portalo qua. Su. Io non credo a questa notizia, mi sembra strano, adesso che ha comprato la Champions League. Ma mamma dice, io dico quello che leggo. No, però, guarda, come notizia potrebbe essere. Anche però, credo che Mediaset... Non lo so, può mai essere che si vende Mediaset Premium Berlusconi, boh. Non lo so. No, perché oggi come oggi, ragazzi, la televisione è in tutto il mondo, ma è diventata tutto pay TV. Nessuno vede più i programmi, quelli là sulla cioè, li vedono pochissimi i programmi sulla rete in chiaro. Tutto quello che si vede oggi è in pay TV o i programmi preregistrati, film on demand, cacchiatelle varie. Bravo, Cristo. Quindi per questo mi sembra strano. Sei un genio. Va bene, abbiamo fatto vedere la cooperativa. Posso togliere Cristo? Ovvio che è una cacchiata. Ha appena comprato vari diritti fino al 2016. Dice da Dr. Wu. Cristo, ma passa quel liquido colorato marrone che c'è laggiù. Non far vedere. No, non lo faccio vedere perché sennò dicono che qua facciamo pubblicità ai marchi. Christopher, come prima, non facciamo la stupidità. Vieni qua, fatti mangiare. Tanto lo sapete che cos'è, però. Abbiamo
dice Mediaset in profondo rosso epocale, perché vi ripeto, la televisione in generale sta andando a finire, perché ripeto, con internet, gli streaming, ormai la TV non la guarda più nessuno. Non facciamo altre stupidate qua, Cristo. Mediaset Premium alla fine è solo in Italia, mi pare, o trasmette anche in Europa. No, che io sappia trasmette solo in Italia, che qua non la vediamo, per esempio. Il calcio, soprattutto negli anni 80, era tutto gratis, dice Dr. Wu. Si portano il cervello per la Champions fino al 2018. Premi sempre, Christopher, premi sempre. Vieni qua che dobbiamo prendere quella. Vabbè, se era per te, buonanotte. Troppo tardi si è letta la scritta della Coca-Cola. Vabbè, io ho fatto per far vedere che non facciamo pubblicità. No, deve venire un mob. Ralph, vieni qua. Ralph, è un complotto. Voi fate pubblicità alla Coca-Cola, lo sapevo. È tornata Sara. No, non morire, Christopher. Non parlo. Giocatori era impossibile. Ce l'abbiamo fatta. Beh, qua in Italia c'è una netta parte che non sa usare i computer. Sì, le persone anziane, cioè sopra i 50. Anche mio padre si vede i film adesso, si vede i film. Mio padre ha 55 anni. I film in streaming su YouTube, sui siti, le partite, cioè per le partite mio padre sa attivare Roya Directa, per dirvi. L'hanno chiuso Roya Directa. No! L'ultima volta non funzionava. Christopher, vieni di qua, dobbiamo andare là! No, e mo papà lo si vede il partito di Luna. No, ho trovato un altro sito. Vedi? No! Perché tu mi butti giù! Non devi fare lo stupido! Io sono qui sopra, tu stavi andando avanti. Dobbiamo prendere la roba qua. I cerichi dice decisamente più inquietante, liquido colorato marrone, che il nome del marchio Imo. Infatti, dammi quel liquido colorato marrone. Vuoi piano con le persone anziane a 50 anni? No, non dicevo anziane, ma più adulte. Nostro padre ha 50 anni. Mio padre ha 50 anni. Ma se non era per me, Ergut, sei libero. Sì, ma nei paesini ancora hanno quella mentalità chiusa. Mia madre è giovanissima, 43 anni, e non sa usare manco il cellulare. Pensa al computer. Sì, ovvio, in Italia ci sono paesini, soprattutto paesini di campagna, vedi, che ne so, tipo la Calabria, alcuni paesini della Puglia, anche in campagna, dove non si sa nemmeno magari l'esistenza di alcune cose. Questo è vero. No, quello che butta la roba. No, di Super Mario, lo stesso che sta in Super Mario. L'hanno detto oggi in TV che peggio di noi solo il Cile ha una percentuale alta di gente che non sa usare internet. Wow. Ed è così con tante famiglie, dice Krunjax. Ti credo. No! Aiuto! No! Ma sto stupido, me lo voglio mangiare! C'è il cane! Mattia dice certo, streaming. Torrent. Vieni, tu. Sì, anche Torrent, noi lo usiamo Torrent. Sì, ne usiamo Torrent. No! You are a pirate! Però noi compriamo anche i DVD originali quando il film ci piace. Sempre. Quando non ci piace ce lo guardiamo col Torrent e buonanotte ai suonatori. E vai, finito il livello. Sì, Alba, esatto, hai capito tutto. Ma quanti anni c'hai, Sara? Io adesso avrai una 20 anni, 21, 22. Vediamo quanto abbiamo completato. Io mia madre la dico sempre di non passare troppo il cencio in casa, è piena di reumatismi. Almeno i gomitoli li abbiamo completati, ci è mancato un fiore. Ecco perché non si preoccupano di diminuire il gap delle connessioni. La maggioranza non sa neppure che cosa sia. Giusto. Secondo me non è un bene, dice Pross23. Ma in questo gameplay secondo me stiamo facendo troppi seri. Dobbiamo fare più stupidate. Viva le stupidate! Un cannavazzo! Piglio cannavazzo! Una nuova spilla potere! Il cagnolino! Zuzu! Abbiamo preso Zuzu!
Zuzu! Non è Zuzu, è Zuzu. Ergut, ecco, mi sento vecchio. Ma non ho detto che sei vecchio, non ho detto che e guarda, i cinquantenni... Yoshi Zuzu. Non ho detto che i cinquantenni sono vecchi, però sono adulti, cioè sono maturi, belli... Non mi hai fatto vedere come si chiamava lo Yoshi Zuzu. N942 dice hi, 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 E942. Non mi fa vedere il nome. E è arrivato anche Donato Manfredi. Ciao, ciao Donato. Donato, benvenuto. Benvenuto. Ma devi togliere mo. Sara è giovine, non ci da, non c'è dato sapere quanto. No, devo far vedere i livelli, visto che... Va diminuito sto cap, dice Pros 23. Eh sì. Vabbè, ma in Italia non è solo quello il problema, ma è anche che in Italia si hanno ancora gli impianti della SIP di 50 anni fa con le connessioni analogiche, è un bordello. Dagli indizi mi sono fatto un'idea dell'età di qualcuno. Sarai l'elisir di Rocchetto. Voglio togliere lo Yoshi Link, voglio mettere Yoshi nel mondo. Gigantone dice le milfone cinquantenni, I love it. Che cacchio? Ciro che l'acqua Sant'Anna. Maturi, pronti per essere mangiati. Cristina D'Avena, MILF. Ecco che partono le MILF. Ergut, mi pare di capire che sei il saggio della chat, dice Alba Fica. Ma non è il CAP, sembra il codice di avviamento postale. Sera, salumi stagionati. Slayer è tornato. Poi ste cacchio di connessioni, basta una pioggia e cade tutto, mi ricordo. Ti ricordi, Giovanna? Da noi non solo cadeva la connessione, ma si allagava la città dove abitavamo noi. Per qualcuno che è connesso, tipo mi credo il Panzaro, che è della campagna, abitavamo a via Fontanelle, tra Pompei e Castellammare di Stabia, che praticamente bastavano 4 gocce d'acqua. Si chiamava via Fontanelle. Bastavano 4 gocce d'acqua e ci voleva il canotto per uscire di casa. Vediamo la spilla di Zuzu, permette di giocare insieme a Poci. Si chiama Poci. Si chiama Zuzu ormai. È un piccolo pocio. È Poci. La Vezzi si chiama. Gigantone, viva le MIF e le mamme belle. Sono 500 costa però. Monica Bellucci, Stramilf. Ragazzi, tutti in piscina da me. E le mammine. Approvo, Ergut, a volte, a volte. Guarda lì, hanno scritto odio sto livello. Magma mia. Il bon... Magma mia! Odio sto livello. Uno ha scritto odio sto livello. Bene. Uno condivide, quindi... Posso solo immaginare. No! Ma là sotto ci sta qualcosa sicuro. Hai visto? No. I vecchi come me sono in montagna o in Liguria. Ergut, tu sei già in montagna, quindi... Sei a posto, dice Alba Fica. No! Ragazzi, da me in piscina è pieno di MILF. Beato te, Slayer, se ce ne mandi qualcuno qua. Jonathan, ma FIFA? FIFA che ti chiede Donato Manfredi. Che forse cosa? Continua la serie di FIFA. Assolutamente, ho fatto già, la verità, ne ho già registrati 3 di gameplay di FIFA. Tra spacchettamenti e cose varie, ho già registrato 3 gameplay che devo caricare sul canale. Abituato che se la telecamera sta là, guardavo là, invece sta là la telecamera. Wow, sto coso ci fa tipo... Come se stiamo davanti al camino. Guarda la nostra faccia. Ma muoio. Dai, guarda. Ah, ci stiamo scarfando. C'è il stesso che fa caldo, che fa freddo. Ti invidio, comunque, chissà che ho aggiornato anche la mia Argentina, Donato, su Ultimate. La Gioconda è una grande stramilfona. Quella è proprio stagionata. Tutti da Slayer domani, vi porto io, dice Alba Fica. Ergut dice oggi c'erano 38 gradi, che invidiate. Ragazzi, pure qua siamo a 35-34, quindi siamo molto più a nord del Trento. Ma come devo fare per...
No! Vi ricordo che siamo in fascia protetta, tutti in piscina, che tanto paga Alba Figa e ci offre MILF a tutti. È vero, basta questo discorso delle MILF. Comunque è incredibile che ogni volta che gioco alla PS4 c'è sempre Jonathan collegato che gioca a Destiny, Shiroke 8. Non gioco da 3 settimane! Jonathan, che cosa mi hai fatto scoprire? Quando io non ci sono, comunque tu Destiny. Non è vero! Domanda a Giuseppina o a Christopher. Come sono le ragazze inglesi? Sono 3 settimane che non gioco. Come sono le ragazze inglesi? Troppo truccate, ragazzi. Si mettono proprio le maschere. È incredibile. Ultimamente hai dovuto vedere. Meglio le francesi e le spagnole. Borderlands ultimamente ho giocato parecchio. Borderlands e FIFA specialmente. FIFA Ultimate mi sono proprio drogato queste 2 settimane. C'è pure il detto da noi: se vuoi vivere l'inferno, 30 d'estate e feltre d'inverno. Mi scusi, non volevo essere maleducato, dice Gigantone. Salvatore, ma... ma momenti di siccità ne avete avuti in Inghilterra? Questa, le ultime 2 settimane sta facendo siccità proprio, no? Però sta facendo abbastanza caldo. Però la gente, boh, non lo so, non sono abituati al caldo, pensavo. Quindi, mo che fa caldo, si rinfrescheranno, no? Pensate, l'ho registrato in un video che ho messo sul mio Facebook, sul mio profilo personale Facebook. Alle 3 di pomeriggio, 40 gradi, la gente viene e mi chiede le hot chocolate large, che è un large hot chocolate, è grosso così. Per farvi capire, un 40 cm di bicchiere. Giga per me, lol, le porci, vabbè. FIFA puzza, dice Pros 23. Vabbè, no, non tutti piace FIFA. Secondo me Christopher a giocare a... secondo me è Christopher che gioca a Destiny. No, Christopher, pure tu. Avete deciso la nuova serie sul canale? Avete deciso la nuova serie sul canale? Sì, allora, la serie di FIFA con Ultimate Team ci sarà fissa adesso. Perché Jonathan, a parte che ha avuto buoni riscontri, e poi Jonathan si è ingrippato. Stiamo facendo una squadra argentina, come credo che hai visto. Su FIFA. E poi stiamo decidendo, tra poco andrà in onda la serie su J-Star Victory, con le sfide sui manga più belli. Abbiamo fatto la sfida Rufy contro Naruto. Vedetevi il gameplay per vedere chi vince, però, ma non lo dico. Certo. Io non voglio le vecchie, voglio giovani signorine, quelle della mia età giocano a Farmville. Lì sotto lo so, perciò sto aspettando, Christopher. No! Farmville, Jonathan. Te lo ricordi? Quando Jonathan ci giocava spesso a Farmville. Quando avevo 15 anni. Mattia dice, senti Jonathan, ho fatto accesso oggi all'app di PlayStation e ho letto Amendola Brothers che giocava... No, giusto che oggi! Che giocava a Destiny. È ora! È vero che oggi ho messo Destiny, ma l'ho messo per una mezz'oretta per giocare con il mio amico Matteo. Ma perché dovevo giocare con lui allo Standard di Ferro. Ma solo oggi, erano 3 settimane che non giocavo e sono stato giusto una mezz'oretta. Guarda che cosa! Manco lo facevo apposta! La cioccolata calda, dice Slayer, Shiroke 8 Soshimunitis inglesi. Infatti, a me bastano che siano mature di cervello, intorno ai 25 andrebbe bene. Bravo The Docta. Ma quale cioccolato? Qua granita a tignite, cioè in quantità, al limone con lo sciroppo alla menta. Bella! L'unica cosa che non ho assaggiato quando sono stato in Sicilia è la granita. Eppure sono andato a Mondello, Salvatore, grazie per le risposte, sempre molto cortesi. Grazie a te, Porcellino. Non mi ricordo a cosa gli ho risposto. Denata, Porcellino. Figata, voglio anch'io un hot chocolate. Però quest'inverno. No, ma le hot chocolate sono buonissime, ma non d'estate, ragazzi. Perché la cioccolata che facciamo è una cioccolata francese molto dark, cioè non al latte. Ed è molto buona, però. Meno male che ho preso il checkpoint là. Donato Manfredi dice, in FIFA prendi Pastore, ma ce l'abbiamo già Pastore. Pastore ce l'abbiamo tot.
Abbiamo Pastore Tots. Tots Pastore. Abbiamo la squadra di Tots Pastore. Due capolavori, oh, dice Pros 23, non so di che cosa parlavo però. Da me in Germania ci stavano 37 gradi e due persone si sono prese pizza alla diavola e una e uno la carbonara. Stavo morendo io per loro. Ma no, la pizza alla diavola addirittura. Seguite i ragazzi su Facebook, Twitter, Twitch, gli Amendola Brothers PSN, Amendola Brothers Xbox One, Sasa e Jonah. Grazie Sara, che scrive i nostri contatti. Intanto ragazzi, vi invitiamo anche a iscrivervi ai vari social, i social i social. Ma di perché non riesco a colpire col cacchio di punto interrogativo? I social di multiplayer, che sono Facebook. Su Facebook trovate la pagina di multiplayer, ragazzi, con tante belle notizie, foto. Ci sta il cosplayer della sera, ragazzi, che spesso e volentieri è una ragazza sexy, quindi per i nostri, per i maschietti. E poi ci sta pure qualcosa per le ragazze. Poi ovviamente YouTube, con tante belle rubriche, quali video recensioni, punto doc, le video anteprime, i backstage delle conferenze, e chi più ne, i long play, e chi più ne ha più ne metta. E poi ovviamente Twitter, dove ci sono tutte le notizie in tempo reale che ci sono anche sul sito. E ovviamente passate anche dal sito di multiplayer.it, per chi non lo conoscesse. Per chi non lo conoscesse, che è appunto il sito per quale stiamo streamando, e potete iscrivervi anche là. E ci sarà una specie di gioco di ruolo da fare con degli obiettivi, eccetera, eccetera. Ho visto la morte con gli occhi. A me vanno bene dalla mia età fino a 50 anni. Si sono mantenute bene. Sono d'accordo con Pros. Shiroke, sì, Jonathan, tutti dicono così. Sei sempre a giocare a Destiny. Non è vero. Non sono drogato. Krunjax dice, drogato. Allora a settembre brioche di granita. Per forza, Krunjax. Non sono drogato. Pallottolo Bill in lana. Che figo. Giga, ne vorrei una adesso. In camera sono 30 gradi, Bravo, una bella granitina adesso con la brioche. Ho mangiato però il gelato della Sicilia a Palermo. C'è una gelateria famosa, non mi ricordo come si chiama, dove l'abbiamo mangiato noi. È famosa comunque. No, ho saltato una margherita. Donato Manfredi dice, hanno annunciato il nuovo WWE 2K16. Abbiamo visto e vabbè, lo prenderemo. Quello è un acquisto obbligato per noi. Se fanno una bella Collector Edition, prenderemo quella. L'anno scorso fecero quella di Hulk Hogan, però non sono riuscito a prenotarla in tempo. Colpa di Jonathan. Sempre colpa mia, qualsiasi cosa succede. Perché tu dici, sta tanto ce l'hanno sempre, la prenotiamo una settimana prima e non la tenevano più. Ah. Io vorrei una secchiata di ghiaccio in faccia, dice Alba Figa, pure io. Io vorrei le patatine con la salsa barbecue. Così. Questa barbecue buona, quella salsa barbecue che è buona, mi piace tanto, pure a me la salsa barbecue. Mi date un po' di quelle olive verdi, le ascolane. Vabbè, tu prenditi quelle, io mi prendo quelle là verdi. Sono tuscolane. Shiroke dice, Salvatore, che cos'è la Wallera in napoletano? Non è una palaccia, è una malattia. Sfibrillamento delle pareti tessili testicolari. Praticamente l'ernia. Però si usa spesso per dire, tipo quando uno non ce la fa fare qualcosa che non è forte, dice ma che ti na waller, oppure sina waller, che può significare sei proprio fastidioso. Che foto slide, vabbè. Salvatore, ma gli arancini di Savio ti mangiasti? Mi sono mangiato l'arancino, aspetta, com'era quello che ho mangiato io? Al ragù, quello che ho mangiato io. Però ho visto che ci sono gli arancini a cioccolato. La mia amica diceva provalo, però non ho avuto il coraggio, perché vabbè, l'abitudine, anche pure a Napoli facciamo la pizza a cioccolato. Però ho preferito andare prima sul classico. Però ho visto che ci sono migliaia di arancini, e dice che per Santa Lucia si mangia solo riso in Sicilia, e quindi si fa la scorpacciata di arancini, bellissima. Iezzo Poppo Fiero, italiani finalmente, grande Iezzo. Iezzo o Lezzo? Chissà.
Il Panzaro ci saluta. Ciao Panzaro, buona serata. La collector di WWE del 2015 era bella con il pezzo di ring. No, quella del 2015 non era quella con Hulk Hogan. Con Hulk Hogan. Con Hulk Hogan bambola di pezza. Lezzo, Lezzo proprio fiero. Benvenuto qua. Stremiamo a palla. Qua tutti italiani. Italiani dal nord al sud. Detta anche per rigole. Di cosa parla? Ma avete il condizionatore in camera? No, perché di solito fa sempre freddo, quindi uno non è abituato quando fa questi caldi e quindi non c'è nemmeno il condizionatore. No, ma non mai si sopporta, cioè si sta bene, dice, vi vedo proprio caldo. Dice vi vedo rilassati. No, è sopportabile comunque, basta aprire un po' la finestra e si sta non freschi, però manco si suda. Crunjax, Amendoloni, ma voi avete in cantiere delle magliette personalizzate? Sì, le abbiamo in cantiere, ne abbiamo già fatta una veramente. Abbiamo chiesto al nostro iscritto che l'ha vinta, perché la mettemmo in palio in un contest che facemmo. Avevamo chiesto all'iscritto che ha vinto la maglietta, che gli abbiamo mandato la maglietta, una foto di lui con la maglietta, però non ce l'ha mai mandata. Non ce l'ha mai mandata questa foto, quindi non l'abbiamo potuta pubblicare. Però già ci sono le magliette degli Amendola Brothers, solo non abbiamo messo ancora link eccetera, perché non pensiamo, con solo 5.000 iscritti, non pensiamo che le venderemmo, quello è tutto. Perché il prezzo quanto era? 15-16 euro? Per farla, cioè per cosa si... Cioè noi non ci guadagneremmo niente, le vendiamo a prezzo di fabbrica, nel senso che vi diamo il sito dove andarle a acquistare. Dai che sei un money grab! Sto scherzando. Lezzo dice, quindi è Lezzo proprio fiero, no Lezzo. Errore mio, perché stava la L piccola, cioè la L piccola, avevo letto Lezzo. Lezzo, l'ex portiere del Napoli. Ora parliamo del remake di Final Fantasy VII, che oggi ha fatto vedere un mio amico il trailer ed ho avuto un infarto per 5 secondi. Non parliamo dell'infarto che ho avuto io vedendolo in diretta. Io che muoio come uno stupido, ma tu vedi. Quando ho visto la conferenza mi stava venendo una cosa, piangevo dalla felicità. Però poi subito dopo mi hanno fatto tornare coi piedi per terra dicendo che il gioco sarà rimodernato anche nel combat system, e quindi sono ritornato coi piedi per terra. Non so cosa aspettarmi, anche se mi fido di Nomura. Però credo che verrà fuori una cosa tipo Crisis Core. Anche sul nuovo FIFA 16 farete la serie? Ovviamente, certo. A parte i pronostici. Io la volevo iniziare direttamente su FIFA 16, però è stata troppo richiesta la serie, allora ho deciso di portarla prima. A parte i pronostici, continueremo la serie con Ultimate Team. Crunchek dice al cioccolato messaggiato, al ragù è classico. Infatti poi c'è col burro, c'è con i funghi, ce ne sono tantissimi tipi. Sono andato da un negozio in Sicilia che vendeva solo arancini, si chiamava Che Palle, veramente si chiamava così, e li faceva veramente buonissimi. Poi sono stato anche alla... come si chiamava? Aspetta, ma vi faccio sapere subito come si chiamava. Ah, la cala. Ecco, mi ero saltato pure questo. Meno male che sono andato a vedere. No, si è cancellata tutta la chat. No. Ragazzi, si è cancellata la chat. Sei uno stupido. È perché volevo andare a chiedere... dove... Ganci mi è venuto in mente. Quindi da tutte Ganci. Le cose che avevate scritto da quella domanda in poi non le legge, cioè... Comunque dove avevo comprato gli arancini. No, gli arancini era da Che Palle. E poi li abbiamo comprati pure da Ganci. E abbiamo preso pure la pizza fritta là. Marò buono che non sta venendo fame. Siro, che posti della Sicilia hai visitato, Salvatore? La cala a Palermo, esatto, gigantone. Allora, da Ganci sulla cala. Allora, ho visitato Catania, ho visitato Agrigento, precisamente Aragona. E, Palermo l'ho girata tutta a piedi, perché le mie amiche avevano tanta voglia di camminare. E, ho visto Mondello, che più. And that's it, questo è tutto. No.
Alba Fig, che palle, ottimo nome per un locale. No, ma il fatto è che vendeva solo arancini. Sarebbe bella una serie su WWE Supercard, un gioco per PC e telefono. Dopo lo vado a vedere, Donato, magari ci facciamo un pensierino. Però Salvatore, tu sei pronto a rivedere la scena strappalacrime, almeno per me? Spero che hai capito quale scena. Mattia, ora ti rivelerò una cosa. Io Final Fantasy VII, il 7, il capitolo principale, non l'ho mai giocato. Cioè, l'ho sempre iniziato, all'epoca su PlayStation 1 lo comprai pure, però era solo quello che comprai io, era in inglese, l'ho comprato 3-4 volte e me lo diedero sempre in inglese, e allora non parlavo inglese, e quindi non l'ho mai riuscito a recuperare. So la storia di Cloud, cioè nel senso l'introduzione di Cloud, ho giocato Crisis Core, quindi so l'incipit principale di Zack, ho visto il film di Advent Children, ma non ho mai giocato il capitolo principale di Final Fantasy VII, e ora mi linceranno. C'è un fan di Final Fantasy VII che non ha mai giocato Final Fantasy, che non ha mai giocato Final Fantasy VII. È per questo che io, mo che esce la riedizione per PlayStation 4, la comprerò e la giocherò, e poi mi farò anche il remake. Non vedo l'ora che venite a Milano per la Games Week. Grande Slayer. Crungex, io ho mal di pancia, ma la fame c'è sempre. Giga, io ci aggiungerei anche Cicala. Io devo andare, buonanotte a Mendola e buonanotte. Ciao Ralph, buonanotte. Gigantone. Uno, porca miseriaccia. Ho saltato un gomitolo, chissà dove cacchio stava. Shirose dice, allora ancora non hai visto niente, la Sicilia è tutta bella da visitare. Ma infatti mi hanno detto che Taormina, per esempio, è fantastica. Ci sta Trapani, ci sta Siracusa, un saluto agli amici di Siracusa che sono gemellati con la Juve Stabia. Ho saltato un fiore e un gomitolo. Ragazzi, vi spiego questa cosa, ogni fine livello, ogni tanto a fine livello vi dà gioco bonus, non so quando e cosa... Cosa devi fare per avere questo gioco bonus? Ed è un gioco dove fare dei punti per prendere più gemme. E ogni volta è diverso, può capitarvi, cioè non so quanti ne siano. Mi sono capitati 3-4 tutti diversi. Questo per esempio ho mai fatto. In 12 secondi devo prendere quanto più frutti possibile. Gigantone dice, hai voglia di posti da girare, Taormina, Cefalù, un sacco di posti. Taormina è bellissima, il carnevale di Taormina è il top. Ma lo so ragazzi, soltanto che però avevo solo 4 giorni per stare in Sicilia e avevo l'Etna Comics da andare a vedere e purtroppo non l'ho potuta girare tutta. Frenchy 1800, Jonathan che dice parolacce non l'ho mai sentito, sono sbalordito. Che ho detto parolacce? Ma non è vero, ma non ho detto parolacce. Hai detto una parolaccia, boh, che ne so, che parolaccia hai detto? È vero, non ho detto nessuna parolaccia, te la sei immaginata proprio. Iceriku dice, sei fan anche di altri capolavori della Square Enix, tipo uno a caso Kingdom Hearts? Certo che sono fan di Kingdom Hearts, ho tutte le versioni del gioco, l'ho comprato per PlayStation 2, l'ho ricomprato per PlayStation 3, Non credo che lo ricomprerò per PlayStation 4, però mai dire mai con me. ho le versioni del 3DS, sono un extra fan di Kingdom Hearts, ma anche della Square Enix in generale, perché sono un appassionato di RPG. Tipo ho preso Beverly Default, mi è piaciuto tantissimo Lost Odyssey, Eternal Sonata. Sono un extra fan degli RPG stile classico. Ni No Kuni. Lo so che sto uscendo fuori da Square Enix, non è solo Square quello che sto dicendo, però sono un extra fan di tutti gli RPG in stile giapponese, anche Dragon Quest, che adesso lo ricomprerò su 3DS se esce in Europa. Comunque ragazzi, siamo arrivati al 2.7 ed ora userò la spilla, quella del cane di Zuzu, cioè si chiama Poci, però voglio vedere che succede se la uso. Provo ad usarla. Donato Manfredi, secondo voi il prossimo GTA dove lo faranno? Io spero che faranno un Vice City, cioè a Vice City, perché mi piaceva tantissimo quell'ambientazione, però non credo che lo faranno. Guarda lì che fortuna, dove usare la spilla di Poce, utilissimo, solo 500. Quindi io spero che lo facciano a Vice City, però non lo so, con tutto può essere con Rockstar. Mi piacerebbe anche un GTA London,
Ok, Salvatore, mi costringe a ucciderti con la spada di Cloud. Lo so, lo merito. Albafica, devo ancora trovare un posto in Italia che non abbia qualcosa di bello da vedere. È bravo, Albafica, questo l'hai detto perfetto. Hai detto C-A-Z-Z-O. No, non l'ho Forse hai detto. detto cacchio velocemente. Si è. Ma French 1800 è che così il commento. Sì, infatti. Outlander 99, il livello che avete appena passato era piuttosto impegnativo. Non è facile come credevo. Sto Yoshi, perlomeno volendolo finire al 100%. Sì, assolutamente. Assolutamente, non pensate di fare un gioco facile, assolutamente. Ma infatti anche nella recensione dei multiplayer questo dicevano, dall'aspetto può Hai sembrare. capito? Che fa? Che Guarda il fa? cane che fa. Io non mi ero accorto che quel muro si poteva spingere. Guarda, ti avverte. Dici, vedi che qui dietro c'è qualcosa. E vedi quando lo trovi che fa? Quindi Ah. per non saltare le cose, prendete il cane. Comunque Così non cade. dicevo, dall'apparenza può sembrare un gioco per bambini, facilotto, un gioco del genere, ma non lo è assolutamente. No, guarda che cosa pariativa, Salvatore, guarda che pariata. Salvatore, guarda che pariata, Salvatore. Salvatore, guarda che pariata, guarda sta cosa. Vedi, lì c'è il fuoco. Se ci vai sopra mi brucia e mi faccio male, quindi lo devo togliere. Lo tolgo così e lo posso pure sputare. Che pariato. Dice Shiroki, il prossimo GTA lo fanno a Napoli. Ma infatti io l'ho sempre sognato, un gioco ambientato di questo tipo, ambientato tra Napoli e la Sicilia, cioè tutto il sud Italia. Sarebbe una figata pazzesca. Immagini vai in Sicilia, i mafiosi siciliani con la lupara, tipo il padrino. Ti faccio un'offerta che non vorrei fotare. A Napoli, Salvatore Conte. Sono Salvatore Conte! Vieni da pigliò, padrone, vieni. Oh mamma, quattro chiavi dobbiamo trovare. Ergut dice confermo, era una parolaccia ed è scandaloso. Non è vero, Ergut lo fa apposta per prendermi in giro. Jonathan, guarda che chiamo Bungie e ti faccio chiudere l'account. Comportati bene e non dire parolacce. Ma chi è che l'ha scritto? Matteo. Slayer. Ah, non so. Prossimo GTA a Terni. Jonathan e le parole immaginarie. GTA Terni Town con Pienesani come protagonista. GTA Addobuita, così facciamo conoscere alla gente l'ambientazione di Shenmue. Shenmue, non so mai pronunciarlo quel gioco. French dice, ma io l'ho sentito. Te lo sei immaginato? Doctor con Matteo che prende i pasticcini in faccia. Dice Slayer. Mattia 109, a proposito di Kingdom Hearts, come ti è sembrato il gameplay che hanno mostrato? Mattia è una figata pazzesca perché è tutto mantenendo i canoni classici ma tutto nuovo. Nuovo ma mantenendo i canoni classici. Io così avrei voluto che fosse stato sempre Final Fantasy. Però purtroppo hanno voluto vendere il gioco pure ai ragazzini a cui piace per esempio Call of Duty e l'hanno dovuto fare più action per modernizzare. Dice perché il gioco è troppo facile se a turni. Io vi voglio giocare a Final Fantasy 8, Final Fantasy 10. Uno che non ha mai giocato un RPG e poi mi dice se è facile o no. Guarda lì con il fuoco devo accendere le cose qua. Pensi esca una collection per PS4 dei capitoli 1.5 e Non ce l'avevo immaginato. 2.5? Da sempre il mio gioco preferito e mi sento davvero a non averli ancora giocati, essendo aggrappato a questa speranza. Guarda, è molto probabile che ci sia. Non è sicurissimo, però io credo che prima che esca Kingdom Hearts, magari lo stesso, perché credo che Kingdom Hearts esca inizio 2017, quindi l'anno prossimo ci sarà, secondo me, questa è una mia previsione, potrebbe esserci o la remastered di Kingdom Hearts DDD, la versione che è uscita per 3DS e che non è mai uscita in Europa. Oppure una mega collection con Kingdom Hearts 1.5 e 2.5 tutti insieme. E poi nel 2017, inizio 2017, esce Kingdom Hearts. E fine 2016 Final Fantasy XV. Questa è la mia previsione, poi può essere pure che mi sbaglio. Grande, il cane mi ha aiutato a prendere quello.
Porcellino, l'Italia ha tanti difetti, però le bellezze architettoniche sono il top del mondo. Porcellino, ti aggiungo una cosa, non solo le bellezze architettoniche, perché per esempio Londra è bella, però Londra è stata costruita bella, è stata immaginata bella, è stata fatta. Mentre l'Italia è ha delle bellezze naturali, prendi le spiagge della Sicilia, prendi le montagne della Campania, prendi le belle campagne della Puglia, al nord ci sono bellissime montagne innevate, bellissima tutta ma a livello naturale. Poi ci sono anche le bellezze architettoniche, storiche dell'antica Roma, sembravo Renzi. A me piaceva molto Prince of Persia, spirito guerriero, dice Donato Manfredi. Mi sa che presto ne vedremo qualcosa di nuovo su Prince of Persia, perché è troppo tempo che non si parla di questo gioco ed è un brand che Ubisoft ci tiene tanto, secondo me. È da Prince of Persia che è nato Assassin's Creed. Esatto, Porci, abbiamo una storia alle spalle incredibile, grande Alba Figa. Fede 96, figata sto gioco. Veramente bello, difficile, un gioco davvero divertente, merita i voti che ha avuto della stampa nazionale. Assolutamente. Anche God of War purtroppo ci sarà solo la remastered del terzo capitolo, cosa incredibile. Non vedo l'utilità della remastered solo del terzo capitolo. Outlander 999 dice il buono della guerra, God of War, è vero. Però l'ho detto con l'accento napoletano, divento God of War. Allora un Mafia 3 in Sicilia sarebbe bello. Mizzeca Mafia, guardate, Mafia 2, che tutti dicono che in confronto al primo è bruttissimo. Io il primo non l'ho giocato. Però Mafia 2 con video scaletta mi sono divertito un casino. Ok, non diciamo parolacce, non diciamo volgarità e soprattutto non diciamo vecchia, ok? Citazione, ok Jonathan. Non diciamo vecchia. Vecchia perché forse l'aveva detto Sara. Ragazzi, i vostri prossimi live serali sapete quali sono? No, purtroppo questa settimana ci sta Yoshi con noi. Credo che settimana prossima faremo qualche RPG Maker, perché non ci sono giochi che usciranno. Poi dipende pure giochi per il PC, se uscirà qualcosa. Vedremo, perché anche c'è questa cosa che stiamo facendo ogni settimana, una live riguardante giochi veramente vecchi tipo Pac-Man, Galaxy, Space Invaders. Quindi staremo a vedere. E sono due le chiavi. Dovete prendere le quattro chiavi e portarle al portone. Sì, me occhio, ne che solo, occhio che in questo stage i checkpoint sono messi alla cacchio. Infatti. A me piacerebbe un nuovo Red Dead Redemption. A chi non piacerebbe? Quel gioco mi prese tantissimo all'epoca. Ci ho giocato in 2 anni che ci sono stati 2 anni di buio per me. 2 anni di buio. Queste mummie che escono a belle buone, scusa Salvatore. Ci sono stati due anni di buio per me ai videogiochi. 2 anni che sono stato fidanzato con una ragazza. Non solo l'unica ragazza, però quella ragazza non mi faceva giocare quei videogiochi. E l'unico gioco a cui potevo giocare era Red Redemption, che è stato l'unico che comprai. E per 2 anni ho giocato lo stesso gioco. È uscito Kingdom Hearts DDD solo in lingua inglese. E appunto questo io ce l'ho in lingua inglese, ma in italiano non è mai uscito. Quindi, io ho detto in Europa non era uscito proprio. Errore mio allora, Alba Figa. Il cibo qua è unico. Non parliamo proprio del cibo, ragazzi. Il cibo che abbiamo in Italia se lo sognano in tutto il mondo. Forse solo la Spagna ha il cibo buono come ce l'abbiamo noi. Forse. Come si mangia in Italia da nessun'altra parte, mi sa, sono le persone che rovinano l'Italia. Purtroppo nemmeno tutte le persone, perché ci sono tantissime belle persone in Italia. Però c'è una manica, come dice una bella canzone napoletana che mi piace citare. Dice, mi dispiace solamente che all'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno per una manica fetente. E questo discorso vale per tutta l'Italia. La traduzione è, mi dispiace solamente che l'orgoglio della gente si mortifica ogni giorno per qualche piccolo fetente. Purtroppo per quel poco di gente brutta che c'è ci va di sotto tutta l'Italia. E stiamo diventando lo zimbello dell'Europa, purtroppo.
Ma l'avete pagato il gioco? No, ce l'hanno regalato. Certo, no, vabbè, capita che a volte multiplayer ci passi i giochi, molto raramente. Però, no, questo qua l'abbiamo comprato perché volevamo prendere il bundle con l'amiibo. C'era pure l'enigma, hai capito da fare qua? Sì, in Italia bisogna cambiare certi personaggi, non ha senso quella remastered, quella di God of War, dice Crungex. Io mi prendo la remastered su PS Vita, anzi di God of War 3, credo. Xerath Dragon, io ho giocato mentre alla PS. Io ho giocato mentre alla PS. Non l'ho capito questo messaggio. Mattia 109. Comunque alla fine del gameplay di Kingdom Hearts 3 c'era un calendario che come date era novembre 2016, che forse uscirà in quel mese. L'ho vista questa cosa, può darsi. Qua me ne manca una. Quale ho mancato? Può darsi, Mattia. Questa qui ho mancato. Non ha senso God of War 3 Remastered avessero fatto come Uncharted. È quella la cosa. Se l'avessero messi tutti e tre, magari includendo pure quelli PSP. Vabbè, voglio eliminare quelli PSP, ma almeno i tre capitoli principali io li avrei messi. Quanti livelli ha sto gioco? La durata? 8 per mondo, 5 mondi. 8 per, quindi 40, 40 livelli più un bonus per ognuno, 45, più ci sarà, più sono 45 e ci sarà qualcun altro. Ogni livello dura intorno, dipende dalla vostra bravura, però in media 15 minuti, 20 minuti. Questo qua sta durando più di 15 minuti. Il segno dell'assassino. Dove sta il segno? Oh, è vero. Il gioco con RPG Maker come procede? Alla grande, Alba Figa, poi vi mostrerò quello che sto combinando quando faremo la live. Esce anche per PS Vita, ma mi sa che God of War Remastered per PS Vita è uscito già. Sì, però uno con il 1 e il 2 e uno con quelli PSP, non c'è il 3. Ah, il 3, non è, il 3 è Ascension, non sono usciti proprio. Ecco perché. Ah, ma la remaster del primo e del secondo, cioè su PS Vita. Che donna orribile, non lo so con chi ce l'ha. Che ragazza cattiva, se non ti ha fatto giocare. Io l'avrei mollata. Ah, ecco, parla della mia ex. Che donna. Che ragazza cattiva, se non ti ha fatto giocare. Io l'avrei mollata seduta stante. Io ci ho messo 2 anni per capirlo, vabbè. No, ma più che altro lei non voleva che spendessi soldi nei videogiochi. Bene! Come non ti faceva giocare? Se una ragazza mi tappa le mie passioni, la lascio al volo. Hai ragione. È quello che ho fatto io dopo 2 anni. Ed eccoci, finalmente siamo arrivati. Con il mio Zuzu. Che devo fare? Zuzu, guidami tu. Dice Porcellino Salvatore, sono i politici che rovinano il nostro paese. I politici, però anche... Porcellino, tu mi sembra sei siciliano se non erro. Anche le mafie, la camorra, la 'ndrangheta, tutte, e poi l'omertà in generale. Ci sono tante piccole cose in Italia, ma che derivano proprio. Il problema principale è la politica, perché se la politica si segnasse a far scomparire, non ci vorrebbe niente per far scomparire le mafie dalla circolazione, però bisogna che ci sia un impegno da parte della politica e delle istituzioni. No, qua in Inghilterra ci sono le mafie e come si dice, le bande, però spesso e volentieri si sente in giro quando vengono sgominate, ne creano di nuove e vengono risgominate. Non è che questo qua a Londra e qua in Inghilterra è il paradiso, però comunque è un posto più sicuro dove vivere e la gente si sente più, se io vedo qualcosa di strano lo denuncio perché so che le istituzioni mi aiutano. Invece in Italia se io provo a denunciare qualcosa è capace che proprio stesso l'istituzione mi manda a far fuori, quindi questo è. Neppure solo i politici, una massa di vagabondi con 200.000 euro allo di stipendio. Se si vota sempre la stessa gente si rimarrà sempre nella stessa situazione. Ma là bisognerebbe proprio buttare giù, perché tutti destra, sinistra, centro, non ce ne sta uno buono. Vi aspettate un Rise 2? Dice Donato Manfredi. Non credo, Donato, perché Rise 1 a me come gioco è
è piaciuto, ma non tantissimo. Però non penso che ne facciano un altro, perché per colpa di Rice la Crytek stava per fallire. Chi ha una pressione che gli avanza me la dia. Dice Slayer. The Doctor Wu, falsi invalidi, gente che ha il posto fisso e va a fare la spesa, alla faccia dei disoccupati. Ma anche, vabbè, vogliamo parlare di queste categorie. I falsi, quelli che fanno gli imbrogli. Vabbè, gli imbrogli derivano sempre perché c'è disoccupazione in Italia. Gli imbrogli, chi appunto le persone ricche che vanno alla Caritas a prendere il cibo che sarebbe destinato ai poveri. Ce ne stanno tanti. Mamma mia, che livello difficilissimo, però ho saltato un sacco di roba. Quando dovrò rifarlo per prendere tutto, 5.8. Non so quando ci metterò. Guarda, non ho preso proprio niente, quasi niente. C'è un solo fiore lì, un solo gomito l'ho saltato. Un solo fiore ho preso. Mamma mia. Dice Outlander, se non erro, raccogliendo tutti i fiori si sbloccano alcuni livelli. Sì, l'ho detto. Comunque ragazzi, appunto, per finirla al 100%, secondo me ci vogliono intorno alle 50 ore di gioco, perché su questo livello, secondo me, per completarlo al 100% lo dovrò farlo altre due volte minimo. Slide dice, Salvatore, mi hai aggiunto sul gioco? Ancora no, non ho aggiunto ancora nessuno, ma faremo una live dove aggiungerò man mano tutti i personaggi di voi che ci seguite. Buono, mi sa che lo prendo, dice Pross23. Incubo Maker, beh, se volete trovare tutti i gomitoli di lana ci si mette molto di più. Per non parlare delle margherite poi. Perché vedete, infatti ecco il livello, 40 margherite per sbloccare quest'altro livello, e 40 sono tutte le margherite che ci sono in tutti i livelli di questo mondo. Quindi adesso il boss finale del secondo mondo, Salvatore, credo che spero che riusciamo a farlo prima di chiudere la diretta. C'è gente inutile, gente picurara, gente che si crede qualcuno ma non è nessuno, purtroppo il male c'è e ci sarà sempre. Una persona per stare meglio deve cercare di fare il meglio. Discorso lungo, però. Non lo so. Si è messo in mezzo. Vabbè. Proprio. Vabbè, sì. Però sembra un discorso che se ne può parlare tipo per 7 ore. Porcellino, bravo. Il problema è che la mafia in Italia fa guadagnare la politica. È tutto un magna magna in Italia. Infatti, per questo le istituzioni non cercano di sgominare le varie mafie, camorra, 'ndrangheta, eccetera, eccetera. Perché ci guadagnano anche loro con questo. Ma tu non sei toscano, Porcellino? Io mi ricordavo, non so perché ricordavo che fosse siciliano. Se è toscano, vabbè. Alba Figa dice, qua da me fortunatamente è sicuro, i vecchi girano con la britola in tasca. Cioè, mi assento e parliamo di cose tristi. Per carità, verissime. E che purtroppo abbiamo. No, lo so, Sara, abbiamo aperto un discorso un po' particolare. Però non l'ho aperto nemmeno io il discorso. Io leggo quello che dite voi e rispondo. Dice giustamente Ergut, sei tu la luce che ci illumina. Dunque, io non sopporto coloro che non rispettano le regole, parcheggi per disabili che vengono parcheggiati da persone senza problemi, che si passano per farsi invalidi, che rendono la vita difficile ai veri invalidi. C'è un manicomio. Sì, infatti Krungex è un discorso veramente lunghissimo, ci sono tante cose, ma comunque ci sono anche qua, i pazzi, ci sono in tutto il mondo, quello purtroppo sì. Ci credete voi che Stone Cold combatterà a WrestleMania 22? WrestleMania 22 l'hanno fatto 10 anni fa, WrestleMania 32. Può essere, guarda, c'è stato il ritorno di Hulk Hogan a WrestleMania 31, quindi tutto può essere. Sara, tu porti felicità e gomitoli di lana. Appunto. Ma nessuno che mi ha fatto una domanda su Yoshi. Come si vede qualcuno di strano qua mi diventa uno osservato speciale. Non ti scherzo con i friulani. Outlander, mandi al Bafica, Kambut Vedie. Sto gioco mi sembra vagamente brutto, non è per flammare. No, assolutamente. Tu stimo, si bestemmia parecchio con sto gioco. No, ho detto mi sembra brutto, non è per flammare, cioè per creare. No, ok. No, pensavo che il gioco non facesse flammare. No, si flamma parecchio col gioco. No, vabbè, dipende. Beh, se non ti piacciono i piatti, ecco, platform. È un platform, però di questo è un grandissimo gioco. Nel suo genere, uno dei migliori, assolutamente. Cioè, è un capolavoro nel suo genere. Logicamente se ti piace un gioco alla... No.
mi sono distratto. Un gioco alla Call of Duty, ti piacciono gli FPS, non ti può mai piacere questo. Dai, no? Dio, Salvatore, per le magliette fatemi sapere che conosco una che ha l'azienda che stampa sopra le magliette. Grazie Slayer, ti faremo, ti contatto appena possibile. Pistone Beats, buonasera a tutti. Buonasera Pistone. Cuoricini per Sara. Dice da Dr. V. Atti la violenza. Ma che bei discorsi, bravi. Bravi scritto con l'H. Ricordando Tiziana Canta. Bravi. Adesso a tema ci vorrebbe una bella pernacchia. Sempre a lamentarsi, lol. Friulano anche io, anche se vivo a Roma, dice Outlander, viva la, io i friulani. Siegfried, ciao gente, giusto in tempo per gli ultimi 10 minuti, Yosho Mondo Waller. Esatto, Wally World. Una bella pernacchia stile Amendo, la facciamo subito. E per tutti quelli che fanno l'Italia un posto schifoso... Proprio alla... bravo, senza il maronna mio non è... Dice Prost, venditele tutto il mondo e paese, un po', eh sì. Chi più e chi meno hanno tutti quanti lo stesso gli stessi problemi. Incubo Baby, comunque il gioco mi sta piacendo molto, artisticamente è magnifico. Penso che però trovare tutto sarà quasi impossibile. Ma come in tutti i giochi tipo Mario, prendi Mario 3D World, Super Mario Wii... Ma quello è il bello, è che ci devi giocare parecchio, devi imparare a memoria tutti i livelli, tutte le cose, dove stanno la roba. Quello è il bello, perché se il gioco ti piace, tu lo fai con voglia e con divertimento. Ci sono tantissimi livelli. Intanto ringraziamo Sara per la recensione, ha pubblicato di nuovo la recensione. Intanto vi invitiamo ragazzi a iscrivervi ai vari social di multiplayer, Twitter, Facebook e YouTube, anche sul sito. E ovviamente se avete un po' di tempo ragazzi passate anche dal nostro canale YouTube Amendola Brothers. Amendola Brothers, appunto. È lì che siamo più attivi. Però abbiamo anche la pagina Facebook, Twitter, Periscope, Twitch. Facciamo le live su Twitch, quindi chi più ne ha più ne metta. Outlander dice vabbè ragazzi io mi stacco che vado a giocare a Yoshi. Buona giocata Outlander. Comunque appunto non ti annoi mai a giocare a giochi così belli. Sara... Perché sono molto vari. Cioè non c'è un livello che somiglia all'altro. Non c'è una cosa da fare che somiglia all'altro. Cioè è molto molto vario. Sara Eden chiede, dai faccio io una domanda, ma Yoshi ha la sua tipa? Una Yosha, c'è una Yosha? No, c'è Birdo. E chi è Birdo? Una specie di Yoshi. Ok, dice che c'è una Yoshi femmina, si chiama Birdo. Cioè è la fidanzata di Yoshi. Boh, non lo so, io non, mi astengo. Il gioco è figo se ti prende, dice Grungex. Ripne, no vabbè, ho giocato molti Mario e vari Yoshi, ma questo non mi ispira. Ricorda molto Little Big Planet, dice... No, assolutamente, ti sbagli. Ripne. Ti sbagli. Vabbè, no. forse dall'apparenza com'è. Sì, può somiglia. A livello stilistico, Non lo è assolutamente. Sono due giochi totalmente diversi. No, perché tipo in Little Big Planet i livelli sono fatti di cartone. È tipo, vedi per esempio la base. È a scorrimento, sì, la base. Sono può certe sembrare. Cose che somigliano, può sembrare, è vero. Non ti sbagli, cioè non è che hai detto una stupidata. Però non lasciarti ingannare, non è così. Dice Frenzy, Jonathan, fa la citazione del tuo canale YouTube, mi diverto molto. La citazione? Ah, ma che facciamo? La Wii U non la prendiamo. L'abbiamo presa poi la Wii U. Prost 23 dice, io gioco agli FPS come ai platform. Sì, ci sono giocatori tipo me che giocano a tutto. Io mi gioco di tutto, calcio, macchine, sparatutto, stealth, mi faccio tutti i giochi. A me il mio primo genere preferito è stato proprio il platform con Crash Bandicoot, quindi... Sono cresciuto con Crash Bandicoot, con i platform. Dice Ergut, vabbè Jonathan, però per una volta ho seguito ciò che facevi.
giochini Nintendo fanno dlammare tendenzialmente. Non ho capito dlammare cosa volevi dire, dottor. Ciao Alba, io sono Solider Souls e tu no. Gne. Finn, Yoshi all'amorosa. Però no, è un gioco che quest'anno mi ha colpito molto, è Sunset Overdrive. Anche a me è piaciuto molto Sunset, anche se non sono arrivato a finirlo purtroppo. Perché ci sono troppi giochi, mamma mia. Ci sono giochi a cui ho dato la priorità e quindi sono arrivato ad un certo punto a Sunset e l'ho fermato un po'. Pensate, non ho continuato nemmeno Assassin's Creed Rogue per i troppi giochi. Però sono tutti giochi che rifarò, cioè che riprenderò. Flammare, dice, ok, Yoshi è un gioco che fa flammare, sì, tendenzialmente. Che fa arrabbiare, sì, assolutamente. Salvatore, lavorazione in piscina privata mi sta portando conoscenze. Lavorare in una piscina privata mi sta portando conoscenze. Grande Slayer, se conosci qualcuno in più, portala qua. Non facendolo apposta ho trovato. Mattia Uffa, voglio una PS4, ma non ho i soldi. Datemi i soldi, questa è una rapina. Bella pernacchia, Salvatore, ci sta proprio. Grazie Shiroga. O sono io che sono stanco, oppure il gioco che mi sembra sempre nella stessa parte. Può darsi pure che è Jonathan che perde sempre. No, che sono lo stesso, che il livello è lungo. Sarà il livello è lungo, cioè ogni livello dura intorno ai 15-20 minuti, ragazzi, l'ho detto. Spero di completarlo questo prima di finire, perché dobbiamo finire tra 3 minuti. Però credo di essere quasi alla fine. Sarah Eden dice: non pensate che Yoshi sia un personaggio un po' sottovalutato, sottosfruttato, sottopagato? Infatti non ho visto moltissimi giochi con Yoshi. Vabbè che lui è nato come accompagnatore di Mario, nel senso l'animaletto da compagnia di Mario. Però io credo che i giochi di Yoshi, anche quelli su 3DS, sono fatti veramente bene da tutti quanti. Solo che forse vende poco perché non si chiama Mario. Meno male che avevo preso da poco il checkpoint. Jonathan, com'è la colonna sonora di questo gioco? Ah, bellissima, bellissima, molto divertente, molto... Ricorda molto quella di Rayman, che quella di Rayman pure era bellissima, specialmente i livelli musicali. Non so perché, o è Rayman che aveva un po' copiato da quelle Nintendo, mi sa più questa teoria qua. Però bellissima, bellissima, mi piace parecchio. Non si sente molto perché noi ci parliamo sopra, però bella, bella. Cioè, non dà fastidio. Ascoltate. Yoshi è uno schiavo, si sa, dice Grunger. Sì, spero che la versione PC abbia il supporto alle mod. Ci sa che qualcuno non faccia gold di Lost Canvas. Vabbè, di che parlavano? Grande Amendola, siete bravi. Grazie Porcellino. Forse ho saltato qualche messaggio. Xerat, io ora vado, ragazzi, buonanotte. Ciao Xerat, grazie di essere passato da noi. Allora, sicuramente pure per Dragon Ball Xenoverse ci sono mod che cambiano e aggiungono personaggi. Vabbè, per PC le mod, soprattutto di aggiungere personaggi, sono semplicissime da fare. Prost, ma che spacchio di trasmissione è che si fanno le pubblicità da soli? Ma io me ne vado. Prost, un po' di pubblicità ci vuole, sennò che cacchio la facciamo a fare la diretta? Manco ci pagano, è quella la nostra paga, la pubblicità! Dice, ah, Ergot sta scaricando Burnout Paradise, detto con un po' di ritardo, dice però gliel'hanno consigliato settimana scorsa. Sì, bello. Burnout Paradise è uno dei più belli. Dice che stanno lavorando per renderlo retrocompatibile su Xbox One. Magari. Incubo Maker dice, raga, ma l'avete già finito o siete la prima run? Io sto al quinto mondo, mancanza di tempo. Questo no, che mondo? La prima run, l'abbiamo comprato l'altro ieri, ragazzi. Domenica, no, è uscito da qualche settimana. Venerdì l'abbiamo preso, no? L'abbiamo preso da poco. No, ma qua è uscito, l'abbiamo preso il Day One. No, sto dicendo una stupidata. Abbiamo preso da poco, ragazzi. Quindi ma è la prima run. Ma gli Yoshi sono una razza, non è un singolo personaggio. Sì, è una razza, Adesso è una razza, secondo me è nato come compagno di... Esatto. Ma non pensavano poi di fare un gioco solo di Yoshi, eccetera, eccetera. Crunjax non lo so perché fa Brigitte Bardot, Brigitte Beju. Devo andare a prendere i gomitoli. È Jonathan che gioca solo a 4 giochi.
John, Destiny, Borderlands, FIFA e questo. Sto giocando ultimamente, ma gioco pure altri giochi. È vero che io sono un po' particolare. Donato Manfredi fa, da piccolo i giochi Nintendo erano i migliori. Vabbè, anche adesso sono tra i migliori, Donato. Solo che ovviamente cambia i tempi, cambiano anche i giochi, si sono modernizzati, anche se comunque restano nel loro stile. La ragazza di Yoshi... Yoshis? Lui si chiama... La ragazza è Yoshis. Lui si chiama Yoshi. Mi sembra così, dice Ripner. Ripner. Momento super quack. Yoshi ha la tipa di nome Birdo ed è una specie di draghessa rossa. È una draghessa però. Ok, siamo al boss finale. Facciamo il boss finale e poi chiudiamo. Se abbiamo sforato già di un minuto. Abbiamo iniziato anche 5 minuti in ritardo, però. Grande Crash, Tekken 3, Tomb Raider 3, generi diversi per tante ore di divertimento. Bella infanzia, bella sì l'infanzia. Il boss, Salvatore. Che bei ricordi. Ma esce Salvatore Conte. Ah. Hai della stoffa, ma forse ora dovresti arrenderti, non credi? Hai della stoffa. Preparati a subire una sconfitta bruciante. Il cagnolone devo uccidere, mo. Io senza i giochi Nintendo non so stare. Senza i giochi Nintendo non so stare. Oltre ai molti altri non Nintendo non mi può mancare. Che devo fare? Ah, la lingua. No! Sei scansato giusto in tempo. 2013 annunciano Kingdom Hearts 3, 2015 annunciano Final Fantasy 7, 2017 annunceranno un nuovo Crash Bandicoot? Magari. Magari. Anche se Birdo è un uomo, è un nome equivoco. No. Questo c'è il cifra. Amendola, avete visto Dragon Ball Super? Certo che l'abbiamo visto. E Goku campagnolo è fantastico. No, devo prenderlo. No, perché non si è fatto niente? No, dove scappo? Tutti quanti dicono, sì, fino a mezzanotte. Christopher lo proverà Oculus Rift su Minecraft, è come minimo. Comunque noi lo prenderemo mese prossimo, Oculus Rift, giusto per la cronaca. Però lo prenderemo la versione, quella là, ancora il dev kit. Poi lo venderemo e prenderemo quello là normale. Dice Incubo Maker, mi dispiace contraddire, ma Yoshi è nato come una razza. Già in Super Mario World. Ricordate il primo livello con tutti gli Yoshi nella loro casa? Allora mi sono sbagliato io, ho detto una cacchiata io. Vabbè, meno male che ci sono i nostri utenti che ci correggono. No, pensavo che fosse, mi avessero dato per scontato, perché non lo sapevo. Nalu94, cosa ne pensate dell'assenza di Zelda U alle 3 di Nintendo? Io penso che Nintendo quest'anno si sia giocato una bella occasione per presentare bei titoli e fare una conferenza alla pari con quella Sony e Microsoft. Quando è grigio così devo colpirlo. Perché la conferenza Sony e Microsoft sono state entrambe veramente belle ed entrambe hanno presentato, hanno cacciato notizioni. Microsoft più per il presente, Sony più per il futuro anteriore. Però entrambe le case hanno presentato, hanno fatto bei annunci. Nintendo invece ci ha deluso purtroppo. E proprio potevano far vedere un Metroid, potevano far vedere Zelda U, no. Potevano far vedere un nuovo Mario. Tante cose che sicuramente sono in progetti, cioè che li stanno facendo, però non le hanno fatte vedere. Boh, e l'anno prossimo faranno vedere NX? Chi lo sa? Who knows? Questo è per Doctor. Who knows? Mashiro Sagona che fine ha fatto? Assorbito dai suoi stessi capelli? Io starei con Salvatore e Jonathan anche tutta la notte a sentirli. Hanno una dimestichezza con le telecamere invidiabile. Come faccio ad andare di là? Gio, senti, Gio, io senti questo. Devi sentire. Che è successo? Il porcellino ci ha fatto un complimento che... Adesso faccio lo scan. Io starei con Salvatore e Jonathan anche tutta la notte a sentirli. Hanno una dimestichezza con le telecamere invidiabile. Qua ci vuole un inchino. Grazie porcellino, veramente grazie. La razza, non la ragazza.
No, stava Ripner, stavamo parlando e della ragazza di Yoshi, che sarebbe Birdo, e se fosse una razza o solo un personaggio. Ciro torna presto, dice Ergut. Vado un po' avanti veloce perché tra poco dobbiamo chiudere. Prost dice state fino a mezzanotte. Magari no, tra poco dobbiamo chiudere, infatti. Se no qua ci ammazza. Voglio provare l'ultima volta il boss. Ice Cube Maker dice devi aspettare che diventa grigio. 35 gradi di giorno a Londra, povera regina, infatti con tutto quello che c'ha addosso. Crunger, comunque ho notato che Dragon Ball Super avrà una trama diversa dai film usciti finora e infatti Bills non lo conoscono ancora. Perché Crungex, quello che... il film è ambientato 3 anni dopo la sconfitta di Majin Buu, invece la serie 6 mesi dopo la sconfitta di Majin Buu, per quello non lo conosco. Esatto, mai. Quindi vedremo la storia che va fino al film di Bills, quando conosceranno Bills, poi c'è il film e la serie continuerà fino al film del ritorno di Freezer. Quindi il film di Bills e il film del ritorno di Freezer fanno parte della linea temporale e del mondo di Dragon Ball Z, ovvero di Dragon Ball, questo qua che stanno facendo adesso. Direttamente dal boss. Dai, li salto queste cose qua. Perché voglio provare. Lo so, di solito chiudono alle 23, ci speravo, grazie al calendario. Grazie del calendario, Sara. Infatti si abbiamo sforato, già sono già le 22.07 e qua ci ammazzano. Sì, provo l'ultima volta il boss se non riesco. Quel cane quando diventa grigio sembra che debba mollare uno scorreggione atomico. Quindi avete anche il caldo ora a Londra, sì. Manca solo la camorra e vi sentite come qui a Napoli, dice Siegfried. Infatti, ma pure quella non manca certe volte, guarda. Però qua ci sono le Black Gang. Devil Third, Fatal Frame, Racing Nero, Rodead Sky Solider, Project Treasure, ne avevano da mostrare. Fatal Frame non vedo l'ora che esca. Project Zero, se non erro si chiama. Mi piaceva un casino su PlayStation 2 e questo qua non vedo l'ora di giocarlo. Bella ragazzi, vado a letto, fate i bravi, buonanotte a tutti, ciao Incubo Maker. Rimanete fin quando non sconfiggo il boss, adesso lo sconfiggo. Sì, se muori su. Allora devo cominciare a vedere Dragon Ball Super, dice Mattia. Ciao Alba, ciao Sara, ciao Crungex, ciao a tutti. Flower, che non avevo scritto fino adesso, Flow SPQR 120, dice io devo andare, grande Amendola. Ciao Flow, grazie di averci seguito. Lo devo colpire l'ultima volta. Alba Figa dice, ah, fan parte della storia, bene dai. Infatti... Toriyama l'ha fatto apposta perché Toriyama ha seguito sia lo sviluppo dei film e sia lo sviluppo di questa serie animata, al contrario di Dragon Ball GT che non è stata affatto seguita da Toriyama. Minacciamo multi per allungare le live degli Amendola. Grazie Grungex, ma purtroppo non è nemmeno colpa loro, è solo per poter caricare i video su... Ce l'ho fatta? Sì, sì. Per caricare i video su YouTube non devono durare più di 2 ore. Infatti Jonathan, se no qua ci tagliano l'inizio. Sì, abbiamo finito, l'ho ucciso. Grazie ragazzi di aver partecipato alla live. Come al solito, se la live vi è piaciuta ce lo fate sapere o con un commentino sotto la notizia oppure mettendo mi piace al video su YouTube, perché sarà caricato subito dopo la live su YouTube. Come al solito non dimenticate di iscrivervi a tutti i social di Multiplayer, Facebook, Twitter e YouTube. Iscrivetevi anche sul sito. Passate dai nostri social, Amendola Brothers, soprattutto YouTube che è dove siamo più attivi, Facebook anche Amendola Brothers, Twitter, Periscope, Twitch, ovunque ragazzi. Grazie mille di averci seguito e come al solito, se la live non vi è piaciuta, cosa che può capitare, che ovviamente, la live non vi è piaciuta, tipo abbiamo parlato della Sicilia, a qualcuno non piace la Sicilia. Abbiamo parlato dei giochi di Final Fantasy, non vi piace Final Fantasy o non vi piace l'amiibo di Yoshi. E o allora non vi piace Yoshi o non vi piace Yoshi Wally World? Proprio da questo, da questo amiibo Yoshi Wally amiibo. Madonna mia. Grazie ragazzi e alla prossima live. Ciao, ciao a you. Guardate la vostra chat prima di andare. Ciao.